Bentrovati, bentrovati alla nuova puntata di Sveglia Trieste, come sempre la rassegna stampa, i collegamenti con la polizia locale, ancora più importanti oggi naturalmente in vista della visita del Papa di domani, tutti i divieti, le chiusure e le rimozioni in atto e poi naturalmente gli ospiti con noi questa mattina, l'assessore regionale Fabio Scoccimarro, poi sarà tempo di fare un po' di musica con il nostro amico Alessio Colautti. Andiamo subito a vedere la prima pagina del quotidiano Il Piccolo, subito sotto la testata. Regno Unito, Starmer al lavoro da Premier, Orbán flop da Putin, la rabbia dell'Unione Europea e poi ancora la grande notizia, la grande diciamo così, rilievo per l'arrivo del Papa domani a Trieste, agire insieme è meglio, il Pontefice alla vigilia della visita nel capoluogo regionale, i problemi che abbiamo davanti sono di tutti e riguardano tutti, è proprio nella parola partecipare che troviamo il senso autentico di cosa sia la democrazia. Quindi una lettera aperta ai lettori. Le cronache, sindacati, trattativo ok, trovata l'intesa con Varzile e MSC, coroneo sovraffollato, detenuti tra cimici e AFA, c'è chi dorme a terra, il mega yacht a vela in manutenzione del cantiere Quiet e ancora i problemi degli universitari nel trovare una stanza a Trieste. Ecco il Santo Padre, Papa Francesco, domani vi ricordo la diretta su Tele4 a partire dalle 7 del mattino e per tutto il corso delle celebrazioni. Accogliere Trieste, metafora di fratellanza, qui convivono culture, religioni, popoli, migranti, siamo chiamati a interagire. Ecco il testo inedito con il quale Papa Francesco introduce al cuore della democrazia il libro che tra l'altro domani sarà in omaggio per i lettori del Piccolo. Mi rallegro nel rivolgere queste parole per introdurre questo testo. La mia presenza a Trieste, città dal forte sapore mitteleuropeo per la sua compresenza di culture, religioni e etnie diverse, avviene in concomitanza con l'evento che la Conferenza Episcopale Italiana organizza in questa città. Le settimane sociali dei cattolici in italiani, dedicate quest'anno al tema, al cuore della democrazia, a partecipare tra storia e futuro. Democrazia, lo sappiamo bene, è un termine nato nell'antica Grecia per indicare il potere esercitato dal popolo attraverso i suoi rappresentanti, una forma di governo che se da un lato si è diffusa in modo globale, negli ultimi decenni sembra soffrire di un morbo pericoloso, quello dello scetticismo democratico. E poi continua il pontefice nella sua lettera. Arrivando poi alla questione che è una delle più diciamo così controverse, la questione dei migranti, i problemi, la mancanza di lavoro, lo strapotere del paradigma tecnocratico, il pericolo del fascino del populismo e poi la rotta balcanica. Sono tante le questioni sociali sulle quali democraticamente siamo chiamati a interagire. Pensiamo a un'accoglienza intelligente, creativa, che coopera e integra delle persone migranti, fenomeno che Trieste conosce bene in quanto vicina alla cosiddetta rotta balcanica. Pensiamo all'inverno demografico che colpisce ormai in maniera pervasiva tutta l'Italia e in particolare alcune regioni. Pensiamo alla scelta di autentiche politiche per la pace che mettano al primo posto l'arte della negoziazione e non la scelta del riarmo. In sintesi, quel prenderci cura degli altri che Gesù continuamente ci indica nel Vangelo con l'autentico atteggiamento nell'essere persone. Da Trieste, città affacciata sul mare Mediterraneo, crogiuolo di culture, di religioni, di popoli diversi, metafora di quella fratellanza umana a cui aspiriamo in questi tempi oscurati dalla guerra, possa scaturire un impegno più convinto per una vita democratica pienamente partecipata e finalizzata al vero bene comune. Queste le parole appunto vergate dalla Santa Sede. La vigilia d'attesa fra piazze e stand e poi tutti i divieti di domani. Lo sappiamo bene, domani alle 10:30 ci sarà la messa in piazza dell'Unità d'Italia, ma si inizierà ben prima con l'arrivo del Papa in Porto Vecchio. Allora andiamo a vedere i due servizi. Prima la questione di vieti che parte già questo pomeriggio con le parole della polizia locale. Eccolo qua. La manifestazione di domenica in realtà per noi inizierà tutto sabato pomeriggio. Infatti noi inizieremo a fare le rimozioni dove sono presenti i divieti di sosta già sabato
pomeriggio intorno alle 16. Allora, in particolare per motivi di sicurezza è stato interdetto, diciamo così, alla sosta tutto il viale Miramare, dalla rotatoria che entra all'interno del centro congressi fino a Piazza Libertà e Piazza Duca degli Abruzzi, per cui tutto il viale Miramare in entrambe le direzioni sono già presenti divieti di sosta e i veicoli che rimarranno verranno già rimossi sabato pomeriggio. Da particolare attenzione soprattutto la Piazza Duca degli Abruzzi, dove normalmente ci sono i parcheggi dei ciclomotori, anche quell'area lì dovrà essere sgomberata completamente, per cui attenzione chi ha parcheggiato lì il ciclomotore o la moto e è abituato a lasciarlo lì più giorni, vanno spostati e vanno rimossi, quindi la parte più importante per noi è quella. Poi le rive verranno sgomberate, le rive, il tratto dietro alla questura e dietro il comune ovviamente. Inizieremo le chiusure delle rive dalla sera di sabato, quindi da mezzanotte di sabato verranno chiuse le rive davanti a Piazza dell'Unità, diciamo da Piazza Venezia fino a Via Milano. Tutto in quel tratto lì verrà già interdetto al traffico già da mezzanotte di sabato. Ovviamente attenzione a tutte le laterali che adducono appunto alle rive, perché chiaramente se le rive sono chiuse tutte le laterali, l'ultimo tratto di tutte le laterali verrà chiuso al transito, anche gli ultimi tratti. Verrà chiuso al transito anche la direttrice di Teatro Romano dietro, diciamo così, al comune lato questura, anche lì verrà interdetto al traffico in modo da isolare tutta la zona. Bene, poi invece andiamo a vedere il programma della visita di Papa Francesco nella giornata di domani, Tele4 in diretta già dalle 7 del mattino. Questo è quello che succederà nella mattinata. Una giornata in diretta per seguire la visita di Papa Francesco a Trieste in occasione della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. Sulla nostra emittente si partirà già alle 7 di domenica 7 luglio per raccontare l'arrivo, il percorso, gli incontri, l'abbraccio con la città e la messa in Piazza dell'Unità d'Italia in un capoluogo regionale in festa per il Santo Padre. Quattro truppe in collegamento con lo studio, dove il vice direttore del gruppo Media Nord-Est, Ferdinando Avarino, condurrà la diretta, che si avvarrà anche del collegamento via satellite della TV del Vaticano, per non perdere nemmeno un istante della visita del Papa nella città della Bora. Domenica mattina Jorge Maria Bergoglio arriverà e ripartirà in elicottero. L'atterraggio è previsto alle 8 in Portovecchio, nelle vicinanze del Convention Center, dove sarà accolto dall'Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dall'Arcivescovo di Catania Luigi Renna, presidente del Comitato Organizzatore, e dal Vescovo di Trieste Enrico Trevisi. Qui il Santo Padre terrà un discorso, al termine incontrerà privatamente tre gruppi di persone, rappresentanti delle diverse comunità religiose della città, una cinquantina tra accademici e studenti dell'Ateneo Triestino e un terzo gruppo composto da persone con disabilità e migranti. Poco dopo le 10, il trasferimento a bordo della Papa Mobile verso Piazza Unità, ancora da stabilire l'itinerario che deve essere scelto in base a criteri di sicurezza, tra le opzioni il transito lungo Viale Miramare o la nuova bretella del Porto Vecchio, quindi la messa sul palco di Piazza Unità e l'Angelus. Esauriti da giorni gli 8.000 posti a sedere. Al termine della celebrazione, verso le 12.30, Papa Francesco si sposterà verso il Molo IV, dove dopo il saluto alle autorità risalirà sull'elicottero per tornare in Vaticano. Per seguire tutta la giornata basta accendere la TV sulla nostra emittente, a tutto il resto pensiamo noi. Bene, proseguiamo con la rassegna stampa. Il tesoro delle periferie, Carfora, presidente a Caivano, Don Vatta Concordi, energie e idee. Poi c'è stato l'intervento anche dell'ex ministra della giustizia in piazza della Borsa, Marta Cartabia, che abbiamo tra l'altro sentito ieri nel pomeriggio con il nostro Gianluca Paladin, che appunto nel pomeriggio di ieri è andato a sentire l'incontro che ha avuto come protagonista proprio
l'ex ministro della Repubblica Italiana, lo abbiamo anche nella nostra scaletta, quindi le settimana sociale, Cartabia, poco prima della pubblicità per la regia, per andare a reperirlo nella nostra scaletta, così la sentiamo, assieme, appunto, importante partecipazione da parte della Cartabia. Eccola qua. È vero che ci sono molti detenuti anche che non sono italiani e che hanno difficoltà a uscire dal circolo penale perché non riescono ad ottenere un lavoro, un permesso di soggiorno, un circolo vizioso. Bisogna rompere questo circolo vizioso. Il messaggio che io vorrei segnalare è questo. La dignità delle persone in carcere non è contrapposta alla sicurezza. Anche gli stranieri, i migranti detenuti nelle carceri italiane possono essere vittime di un sistema che non funziona. Così Marta Cartabia, giurista, già ministro della giustizia e presidente della Corte Costituzionale. Oggi il suo intervento nello scenario della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia proprio sul tema delle carceri. Fra il problema del sovraffollamento e quello delle condizioni dei detenuti, ma anche dei continui episodi di suicidio. Altri 3 morti nelle ultime ore. È grave anche perché non sono solo 3 sono quelli di ieri, siamo a oltre 50 dall'inizio di quest'anno, 58 mi stanno suggerendo. È un problema che c'è da tempo, ma è sintomo di una tensione, una situazione insostenibile. Bisogna preoccuparsene con anche misure urgenti, perché non è possibile che il carcere diventi un luogo di morte, come sta diventando per tanti giovanissimi, tra l'altro. Misure alternative, pene alternative sono quelle per cui ci siamo spesi molto anche all'epoca del governo Draghi, perché la Costituzione non parla di carcere ma di pena. E non possiamo scaricare soltanto sul carcere l'esigenza punitiva che c'è nello Stato, perché chi sbaglia deve essere sanzionato, ma non solo carcere, c'è sovraffollamento, ci sono suicidi, c'è difficoltà a dare veramente una speranza, cosa che è doverosamente, costituzionalmente dovuta. Bene, allora andiamo a vedere le altre notizie mentre la città aspetta. Ecco il grido degli ultimi: pace, abitazioni e tutele, i pensieri di chi è in fila per un pasto alla mensa dei Cappuccini di Montuzza e degli ospiti al dormitorio di Via Udine a Trieste, luoghi lontani da Piazza Unità. La pace, l'uguaglianza, risposte concrete al problema abitativo e delle tutele. Queste sono le cose che vorrebbero le persone in fila per ricevere un pasto alla mensa dei frati Cappuccini di Montuzza e gli ospiti del dormitorio di Via Udine a Trieste. Il messaggio che lanciano alla città in trepidante attesa del Pontefice. In questi giorni, capitale nazionale della solidarietà grazie alla Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. Tra loro c'è chi racconta di voler bene il Papa, di apprezzarlo molto per il suo modo di parlare in modo semplice e per il fatto che si fa capire da tutti. C'è chi affida un pensiero da mandargli dalle pagine del giornale, ma c'è anche chi di fronte a questa richiesta è spiazzato. Marianna, ortodossa, è il Papa più bravo di tutti, gli voglio bene, prego per lui. A Daniela piace la sua frase, perdonare gli altri per poter farlo con se stessi. Cattolici in politica, nasce la rete di Trieste, dialogo, impegno a lavorare insieme. Monsignor Renna, più che un partito serve uno spartito comune. Gli esponenti del Friuli Venezia Giulia concordano sull'importanza della mediazione. Uno dei tanti esempi di quello che è successo in questi giorni a Trieste in occasione della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. Andiamo invece all'estero. Starmer, adesso il primo ministro, è arrivato il tempo di ricostruire. Il 61enne parla ai cittadini del Regno: tra le priorità il sistema sanitario nazionale e lo sviluppo delle fonti di energia verde. Pronta la squadra del leader laburista, è importante la presenza femminile fra i ministri. Ricostruire il paese mattone dopo mattone, dice, bando alle alzate di ingegno e ai colpi di testa, ma è anche ai sogni troppi arditi. È tempo di un governo di servizio. Così inizia il suo mandato a Downing Street. Il nuovo terremoto di Farage, abbatteremo l'establishment, che insomma leader euroscettico.
Andiamo invece a vedere come stanno in Francia, il ballottaggio francese nei sondaggi, gli epenisti calano ancora, l'ordine pubblico a rischio, per Ipsos di estrema destra, il partito di estrema destra rischia di fermarsi tra i 175 e i 205 seggi, il responsabile dell'interno Darmanin schiera 30.000 agenti in vista dei risultati. Insomma, un ballottaggio che si preannuncia appunto molto molto infuocato, diciamo così, in vista del voto appunto. Serbia-Cina, dazi cancellati su gran parte dei prodotti. Applicata la storica intesa dell'ottobre 2023, dalla valenza anche geopolitica, ma per gli analisti le complicazioni fra Belgrado e i paesi europei non mancheranno. L'Unione Europea minaccia pesanti dazi contro le auto elettriche cinesi, evocando una guerra commerciale che potrebbe avere pesanti conseguenze sui rapporti con Pechino. Nel frattempo la Serbia, che guarda l'ingresso dell'Europea come chiave di volta per lo sviluppo del paese, abbatte le dogane con la Cina. E la Cina da parte sua fa lo stesso, con un accordo che ha enorme valenza non solo economica ma geopolitica. Il ministro Momirovic sottolinea l'importanza dell'accordo, parliamo di un mercato da 1,4 miliardi di consumatori. Migranti irregolari rintracciati in Slovenia, aumento dell'11%, il dato da inizio anno a fine maggio, molti più migranti rintracciati, ma la situazione è sotto controllo e lo stato delle cose sul fronte immigrazione in Slovenia dall'inizio dell'anno, forze dell'ordine che hanno identificato 17.439 migranti entrati nel paese, con un aumento dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2023. Orbán va da Putin, ma la visita è un flop e Bruxelles si infuria. Anche Mosca, dopo Kiev, dice picche al premier ungherese. La UE lo bacchetta, non aveva nessun nostro mandato. Dopo quello dell'Ucraina, il primo ministro ungherese Orbán incassa un no secco, un cessate il fuoco anche dalla Russia, ma a contare sono soprattutto le reazioni in Occidente della sua visita a Mosca, che lui stesso ha definito come la seconda tappa di una missione di pace dopo Kiev. Donatori in fuga, Biden è più solo, sale il pressing, deve lasciare, non solo i finanziatori della campagna Dem, ora si tirano indietro anche i partner dell'Alleanza Atlantica, dicono che è insostenibile. Lo scalo di Malpensa intitolato a Berlusconi, lo annuncia il leader della Lega, il sindaco di Milano si era opposto per Linate, esulta Forza Italia, è il giusto tributo. Un aeroporto intitolato a Silvio Berlusconi in Lombardia potrà presto diventare realtà e se non sarà quello di Linate, vista la contrarietà del sindaco Sala, sarà lo scalo di Malpensa ad accogliere i turisti stranieri con il nome del fondatore di Forza Italia, più volte presidente del Consiglio. L'annuncio è stato dato dal vice premier Matteo Salvini. Vox fuori da ECR, l'addio a Meloni, ha scelto Orbán e il suo gruppo, la decisione degli spagnoli ultraconservatori. Tajani attacca i patrioti, li trovi influenti e scontro con Salvini. Tosi sceglie Bruxelles, Boscaini alla Camera, il segretario veneto di Forza Italia lascia Roma, esclusa invece la triestina Savino. Dopo il nostro risultato era giusto che ad avanzare fosse una veneta. Dovremmo avere in collegamento la polizia locale per le ultime su traffico e viabilità e sulle disposizioni per quanto riguarda le grandi giornate, la grande giornata che stiamo per vivere. Buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Per quanto riguarda la giornata attualmente, tranquillo, visto l'orario. Ovviamente per quanto riguarda invece la visita del Santo Padre, ricordo che ci sono divieti in atto sul viale Miramare, ambo i lati, dalla rotatoria dell'ingresso del Porto Vecchio fino a Piazza Libertà. Proseguiranno i divieti tutto all'interno del comprensorio del Porto Vecchio, Porto Vivo, Piazza Duca di Abruzzi, tutte le rive, la parte delle tutte le vie che sono adiacenti a Piazza Unità d'Italia, quindi via San Carlo, via Diaz, via Cadorna, tutti i parcheggi delle rive sono inaccessibili, Piazza Duca degli Abruzzi l'ho già detto, la parte del parcheggio dei bus all'interno del Porto Vecchio
L'ingresso del Molo Quarto, i parcheggi dei ciclomotori, quindi Piazza Duque degli Abruzzi, ingresso Molo Quarto. Inizieremo già dal pomeriggio le rimozioni e con questa notte, da mezzanotte fino a cessate esigenze, ci sarà la chiusura delle rive nel tratto tra Piazza Tomaseo e la Piazza Venezia, quindi praticamente le deviazioni inizieranno già sulla via Milano. Non ho altre cose da riferire per quanto riguarda la giornata odierna. Perfetto, grazie ancora all'ispettore capo Gurtner per le sue indicazioni, che ovviamente poi risentiremo nel corso dei nostri telegiornali. Proseguiamo ancora, sgambetti, incursioni e distinguo, così Salvini prova a logorare Fratelli d'Italia. La guerriglia tra i partiti della maggioranza se n'è alzata a dismisura e anche Forza Italia segna spesso le distanze. Che succede nella maggioranza? Quanto a lungo potrà durare un governo in queste condizioni? Con la premier Giorgia Meloni costretta a fare i conti con un Salvini che non perde occasione per segare il ramo dove lei siede, con un leader di Forza Italia commissariato da Marina Berlusconi, che ha invocato più diritti e libertà bocciando il populismo estremista. Questa è l'analisi di Carlo Bertini, che appunto analizza la situazione politica all'interno della maggioranza. Gianni, autonomia ok per le specificità, però questa è una legge che crea ingiustizie. Il presidente della Toscana spiega la posizione del campo progressista: amministrare i musei sì, ma sanità e scuola devono restare a Roma, dice. Il Friuli Venezia Giulia al centro dello sviluppo, gli esponenti delle istituzioni e delle categorie, dopo le parole del vice ministro Rixi, a Mirante sul collegamento Mestre Marco Polo, non penalizzi la nostra regione. Come si inserisce il Friuli Venezia Giulia nei piani di sviluppo infrastrutturale che il governo ha per il nord-est, scrive Giovanni Tomasin, esponenti delle istituzioni, della politica e delle categorie economiche danno il loro parere. La regione, per tramite dell'assessore Amirante, lancia un altolà: bene il collegamento Mestre-Marco Polo, purché non rallenti il tragitto dei treni provenienti da Trieste, lo impediremmo. L'esponente della giunta Fedriga accoglie con soddisfazione le parole del vice ministro sulla spinta alla velocizzazione della linea ferroviaria esistente, ma avverte: il nuovo collegamento Veneto non deve andare a detrimento del Friuli Venezia Giulia. Allora, andiamo a sentire quelli che sono i vari pareri. La deputata Deborah Serracchiani continua a non percepire nel governo una volontà concreta di attivarsi per il porto franco internazionale, che può essere il vero volano per il rilancio economico di Trieste. Confindustria, Grusti: è positiva l'attenzione del governo sui problemi infrastrutturali. Aspettiamo da tanto tempo l'ammodernamento della linea Trieste-Venezia. Non ho percepito un'uguale attenzione sulla Ponte Bana, un'altra direttrice ferroviaria alle quali si collegano importanti infrastrutture logistiche come l'interporto di Pordenone. Confcommercio da Pozzo: ormai vivere qui può essere preferibile per imprenditori, manager e non solo, a vivere nella periferia di Milano o di altre grandi città, se ci sono i mezzi e le infrastrutture che ci consentono di raggiungere questi centri in tempi ragionevoli, come si vede ad esempio con il volo per Milano e come sarebbe fondamentale da un lato verso ovest, dall'altro verso l'Austria, potenziando la rete ferroviaria. Gli spedizionieri del porto, Visintin, che dice: vedremo come si evolve la questione della presidenza del porto. È condivisibile l'idea di un coordinamento centrale, penso che tutti gli operatori condividano il fatto che possa essere utile una regia unica sugli investimenti e la gestione, che di fatto non c'è mai stata. Sanità: oltre 170 milioni in assestamento di bilancio, gli stanziamenti per prevenzione, macchinari, strutture, approvata la misura con il voto contrario soltanto di Open FVG. Allora andiamo a vedere il servizio con le parole dell'assessore regionale Riccardo Riccardi, che illustra quello che è l'assestamento di bilancio, con particolare attinenza appunto alla questione sanità, ovvero i riparti fondamentali che verranno rimpinguati in questo assestamento della Regione Friuli Venezia Giulia. Proseguiamo nell'attività del sostegno senza esitazione del sistema, ben comprendendo che le manovre di razionalizzazione e a contrasto della dispersione dovranno essere avviate, e su questo stiamo perfezionando una serie di opzioni
che verranno presentate nel corso dei prossimi mesi. 169 milioni di euro per salute, politiche sociali e disabilità è la posta riservata al settore dall'assestamento di bilancio 2024, che batte il record del precedente. Mai si era visto un assestamento di tale portata, che conta 1 miliardo e 400 milioni. Oggi, nella seduta di terza commissione, l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi ha dettagliato il provvedimento che andrà a impattare sui vari settori. Quote importanti per gli investimenti, in particolare per l'innovazione tecnologica, con una posta riservata in maniera importante all'aumento dei costi del Crodiaviano per l'apparecchiatura della protonterapia. Quote di parte corrente importanti per quanto riguarda l'andamento dei costi, che potrà essere però considerato soltanto tra qualche mese, quando arriveremo alla semestrale delle aziende sanitarie. Poste significative per quanto riguarda misure extra LEA nell'attività di prevenzione e una dotazione che si aggiunge al Fondo Sanitario Nazionale per mettere in sicurezza i costi anche del personale, sul quale rilevo ci siano stati degli scioperi inutili. Poi la risposta sulle liste d'attesa dopo gli avviati accertamenti della Procura sulle impegnative inevase per gli esami specialistici. Ho letto, noi siamo a disposizione di tutti coloro che hanno il titolo di potersi interessare di queste cose, mettendo a disposizione tutte le nostre informazioni. Il tema dell'attesa è un tema che riguarda l'intero Paese, purtroppo, e che ha a che fare con una situazione complessa. Peraltro, insomma, le aziende ormai hanno completato anche tutte le attività legate all'esercizio del diritto di garanzia. Quindi noi su questo stiamo proseguendo nella difficoltà che è il momento storico, probabilmente il momento storico più difficile nella vita del Servizio Sanitario Nazionale. Allora, torniamo però per sentire anche la posizione dell'opposizione, cioè quella del consigliere regionale, del sindaco di Trieste, Roberto Cosolini, del Partito Democratico, che ha qualcosa da dire però sugli stanziamenti effettuati proprio in sanità, in merito soprattutto, secondo lui, alla mancanza di fondi per ridurre l'annosa questione delle liste d'attesa per le visite specialistiche. Quote importanti per un grave malato, e conseguentemente secondo noi sarebbero necessarie ulteriori risorse, in particolare proprio per affrontare le emergenze, prima di tutto le liste di attesa. Faremo proposte in questo senso. Per il resto vedo che c'è uno stanziamento per integrare il fondo a disposizione delle aziende sanitarie, per il momento di 40 milioni non saranno gli ultimi. Allora mi viene in mente la discussione in sede di bilancio previsionale a dicembre 2023, quando dicevamo che lo stanziamento non sarebbe stato sufficiente a coprire il fabbisogno annuale, ricevevamo garanzie che invece lo stanziamento era adeguato. A posteriori possiamo dire che abbiamo avuto ragione, e sono convinto che a questi 40 milioni nel corso dell'anno se ne aggiungeranno almeno altri 60-70. Bene, allora io direi di fermarci un istante per la pubblicità, poi ritorniamo con tutte le altre notizie della rassegna stampa. Bene, proseguiamo con la rassegna stampa dal quotidiano Il Piccolo. Sicurezza, welfare, formazione, finanziamenti per le imprese del Friuli Venezia Giulia. L'assessore Rosolen, firmando la carta di Lorenzo, abbiamo assunto degli impegni, questo è un altro tassello. Oltre 10 milioni e 3 a disposizione delle imprese della regione per la formazione dei lavoratori su temi che giocheranno un ruolo di primo piano nella competitività del territorio, e quanto annunciato ieri mattina in sala tessitori dell'assessore regionale lavoro Rosolen durante una conferenza stampa, in cui sono stati presentati programmi di formazione finanziati con il Fondo Sociale Europeo, con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, con il contributo dell'INAIL. Vogliamo aumentare la qualità del lavoro e l'inclusione sociale, realizzando principi che devono permeare la nostra società, ha detto l'assessore. Poi l'intesa, la fumata bianca su Varzila, chiusa la trattativa fra le parti, oggi la firma sui testi ai 261 addetti trasferiti a MSC, incentivo di 17.400 euro. Attorno alle 6 di sera, dopo due giorni di lunga e intensa trattativa,
La fumata bianca. Nella sede di Confindustria Alto Adriatico, Varzila e MSC sindacati hanno chiuso l'accordo che definisce le condizioni contrattuali, salariali e normative per 261 lavoratori coinvolti nel processo di reindustrializzazione di Bagnoli della Rusandra, dove al posto di Varzila ci sarà MSC per la produzione di 1500 carri ferroviari all'anno. Primo risultato è quello dell'incentivo, 17.400 euro a ciascuno dei lavoratori trasferiti, quindi è un primo passaggio. Quanto a MSC, a suo carico c'è l'anticipo della cassa integrazione straordinaria con un'integrazione di 210 euro all'anno al mese per i prossimi 2 anni, mentre è stato fissato a 110 euro il super minimo collettivo che la stessa società coprirà nel rispetto di precedenti accordi degli occupati di Varzila. La multinazionale finlandese manterrà il numero di occupati nel piano da qui al 2027. Poi i prossimi passaggi. Il voto in assemblea di lavoratori già convocata per lunedì 8 luglio alle 10, cioè questo lunedì. Bando per la digitalizzazione, nuovi fondi per quasi 4 milioni, gli obiettivi sono sviluppare le soluzioni ICT e la realtà aumentata su indirizzo dell'assessore regionale Barbara Zilli. Andiamo ancora avanti per arrivare alle pagine economiche. In affanno l'industria del Friuli Venezia Giulia, serve un piano di intervento, la mappa di FIMCISL sulle crisi, 149 aziende con 16.000 addetti hanno attivato ammortizzatori sociali. Questa è un po' la situazione in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda appunto le realtà industriali. Gervasoni sopra le attese grazie al canale Contract. L'azienda dell'arredo di design ha chiuso il 2023 con ricavi a 38 milioni e mezzo, inaugurato a Manhattan in Lexington Avenue, il primo flagship store. Fincantieri ad Ancona varrà la nuova nave della flotta Viking, la nuova nave che entrerà in servizio nell'estate del 2025, offrendo itinerari nel Mediterraneo e nel Nord Europa. Stazza lorda 54.300 tonnellate, 499 cabine a bordo, 998 passeggeri. Gelo sull'industria tedesca e francese, le incertezze pesano, non si riparte subito, scossone in atteso a maggio nella produzione dei due paesi, sulle previsioni di crescita incidono le tensioni e i voti nell'Unione Europea. Sull'Europa appesa le molte incertezze, si rovescia un nuovo temporale inatteso, la produzione industriale crolla in Francia e Germania. Non sarà così, è attesa per il dato italiano che l'Istat pubblico mercoledì prossimo si carica di pessimismo, non sarà così appunto in Italia stando a quelle che sono le previsioni. Andiamo a vedere ancora altre notizie, ecco qua, Coroneo sovraffollato, detenuti fra Cimici e Afa, c'è chi dorme a terra, in cella 257 persone, la capienza è di 150 in 8 metri quadrati con WC a vista. La garante dei detenuti burla, situazione critica, così calpestiamo la dignità. Nel pezzo di Laura Tonero scrive: le persone detenute al carcere del Coroneo si presentano ai colloqui con parenti e legali mostrando i morsi delle cimici sulle braccia, alcuni costretti a dormire a terra su materassi in celle in cui nelle giornate afose non si respira, senza contare che nelle stanze destinate all'isolamento con servizi igienici a vista scontano la pena in due. La situazione della casa circondariale Ernesto Mari è critica, la direzione e il personale si fanno in quattro per alleviare le difficoltà, ma quando le presenze superano di oltre 100 unità la capienza, solo un miracolo potrebbe cambiare qualcosa. I numeri per comprendere le condizioni, basta scorrere i dati, la capienza regolare del Coroneo è fissata a 150, invece ora ha toccato quota 257, di cui 25 donne.
Gli stranieri sono 164. Negli anni passati si denunciava già una situazione limite quando i detenuti erano 220. Insomma, una situazione sempre più complicata. Andiamo ancora avanti, aggredito due volte in un mese, la denuncia del rabbino Haddad, ingiurie e minacce antisemite, la guida spirituale della comunità ebraica della Slovenia, da anni residente a Trieste, capire cosa succede nel profondo della società. L'episodio anche via Carducci, anche danni sui campanelli con cognomi ebraici. Il rabbino capo della Slovenia e coordinatore del Museo della Comunità Ebraica di Trieste, Carlo Vera Wagner, Ariel Haddad, è stato aggredito verbalmente in via Carducci con frasi antisemite che inneggiavano a Hitler e a favore di Hamas. L'episodio risale al 26 giugno scorso. La denuncia è stata raccolta dalla Digos. L'indirizzo di Haddad, che esteticamente incarna l'immagine tipica dell'ebreo ortodosso, erano state rivolte frasi antisemite già un mese fa, mentre in Corso Italia passeggiavo per mano con mia figlia di 11 anni. Allora il rabbino aveva tirato dritto, limitandosi a segnalare il fatto alla comunità ebraica di Trieste, che registra ogni minimo segnale a tutela della sicurezza degli appartenenti alla stessa comunità. Notizie di cronaca, attentata violenza sessuale in centro su una turista. Una giovane turista tedesca ha denunciato di aver subito un tentativo di violenza sessuale all'imbocco del giardino di via San Michele nella notte di giovedì. La presenza di altri passanti ha fatto desistere l'aggressore, che è scappato. Poi l'intervento dei carabinieri. Piazza Libertà invece, il ferimento alla schiena col coltello di un giovane di 18enne ad opera di uno straniero. Qui abbiamo il servizio dal nostro telegiornale di ieri, del nostro Gianluca Peladin. Andiamo a vederlo. Accoltellato alla schiena in mezzo a Piazza della Libertà, l'ennesimo fatto di sangue a Trieste è avvenuto nella tarda serata di ieri. La vittima dell'aggressione è un ragazzo afghano di 18 anni colpito alle spalle da un altro straniero, la cui identità per ora è ignota. Ancora non sappiamo le cause del gesto, con tutta probabilità una lite fra stranieri per futili motivi. Sta di fatto che per il 18enne è stato necessario il ricovero all'ospedale di Cattinara. Dopo l'episodio violento, sul posto è arrivata la Polizia di Stato, che sta indagando. Sono già al vaglio le immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti in zona per rintracciare il responsabile dell'accoltellamento. Il ragazzo colpito dal fendente alla schiena ha ricevuto le prime cure sul posto dopo l'arrivo dell'ambulanza e dell'automedica. Nonostante la gravità del gesto, il giovane non è in pericolo di vita. Piazza Libertà torna invece al centro delle cronache cittadine per quanto riguarda gli episodi di violenza. Dopo la chiusura del silos, inoltre, rimangono molti i migranti senza tetto che continuano a dormire e sostare davanti alla stazione dei treni. E nonostante la costante pulizia della piazza, nella zona piano piano sta tornando il degrado. Bene, poi nella giornata di ieri c'è stata anche la segnalazione di una truffa ai danni di un'anziana che ha consegnato ai truffatori appunto tutto l'oro che aveva in casa e addirittura 5.000 euro in contanti. Anche qui il servizio. Ha truffato una signora anziana di Trieste fingendosi un avvocato e con l'aiuto di un complice le ha sottratto 5.000 euro in contanti oltre a tutto l'oro che la donna aveva in casa. L'ennesimo episodio di truffe e furti a danno di anziani è successo ieri in via Sottoripa nella zona di Cologna. Il modus operandi del truffatore è tristemente noto. Signora sua nipote coinvolta in un grave incidente stradale e serve una grossa somma di denaro per liberarla dall'arresto. Una delle frasi che, telefonicamente, il sedicente avvocato ha detto alla malcapitata. La signora si è spaventata e ha atteso l'arrivo del complice incaricato di riscuotere. Un giovane sulla trentina che si è presentato in casa della donna poco dopo la telefonata con il finto avvocato. A quel punto la vittima della truffa ha consegnato all'uomo il denaro e tutti i gioielli che conservava nell'appartamento. Il responsabile del furto, che indossava una camicia bianca, si è dileguato subito dopo aver incassato il denaro e i preziosi. Sull'ennesimo caso di furto sta indagando la Polizia di Stato. Proseguiamo, risorse insufficienti per il sociale, dipendenti comunali in allarme, la lettera, drastica riduzione dei servizi, Tognolli esclusi i tagli, ma servono ripensamenti strategici. I fondi a bilancio sono in linea con l'anno scorso, ma la domanda di welfare è aumentata. La comunità degli assistenti e operatori sociali in allarme firma una lunga missiva firmata da 49 professionisti dipendenti del Comune di Trieste, su un totale di un centinaio, indirizzata alla dirigenza delle politiche sociali, che non riescono con le risorse stanziate a bilancio a far fronte alle crescenti criticità, nemmeno a garantire quanto già in essere a sostegno delle persone e delle
famiglie. A destare preoccupazione la riduzione drastica delle risorse che, denunciano nella lettera agli assistenti sociali, avrebbe comportato la definizione di criteri per il contenimento della spesa, con la conseguente chiusura di interventi già attivi a favore di anziani, disabili, adulti e minori, e anche il rigetto di richieste già avanzate dai cittadini a fronte dei loro bisogni. Il titolare delle politiche sociali, Tognoli, non nega la necessità di alcuni ripensamenti strategici ai servizi, ma rassicura e parla di investimenti elevatissimi destinati al welfare con risorse pari a quasi 100 milioni. Per quanto riguarda gli stessi assistenti sociali, giudichino la spesa inadeguata a rispondere ai bisogni della popolazione sempre più fragile. A Trieste sono più di 20.000 le persone prese in carico. Il mega yacht a vela Black Pearl in manutenzione del cantiere Quiet, eccolo qua, vediamo appunto l'immagine. L'imbarcazione appartiene all'oligarca russo Burlakov, in canale navigabile, ripartirà fra due settimane, dotato di tre alberi in carbonio, vale circa 200 milioni di euro e lungo 107 metri. L'ex Frigomar torna a Samer per raddoppiare l'attracco, canale navigabile in effervescenza. Se la nave meccanica di fascia alta torna a vedere dopo due anni in un mega yacht, si vanno anche riorganizzando le presenze industriali sulle due rive. La vecchia Frigomar torna in auge con il nuovo nome. In questi giorni è in preparazione il ritorno definitivo della banchina Varzila in riva Alvise e Cadamosto alla Sea Dock del gruppo Samer. È stato pubblicato il consueto avviso da parte dell'autorità portuale, quindi insomma anche in canale navigabile grandi movimenti e quindi prospettive per il futuro industriale. Poi il piccolo fa il punto su quella che è una vera e propria caccia alla stanza per gli universitari, tra prezzi alle stelle e case fatiscenti. Singole fra i 350 e i 550 euro, solo 521 i posti negli studentati. Gli appartamenti migliori vengono ormai destinati ai turisti, quindi per gli universitari è più complicato trovare un alloggio. Piazza Carlo Alberto, la prova del futuro, dal nuovo pergolato al campo di basket. Il giardino di San Vito si rilancia dopo anni di rari interventi e il pestaggio di novembre che aveva sconvolto quartiere. Intanto Ruspe in azione con l'azione, diciamo così, di riqualifica del pergolato, qui vediamo un rendering, e del campo, del mitico campo di basket appunto di Piazza Carlo Alberto. Dobbiamo vedere ancora un servizio relativo a quello che è stato un allarme lanciato in una lettera da parte dei sanitari dell'area triestina rispetto alla disparità di trattamento sui, chiamiamoli bonus, il lavoro ad obiettivi tra l'area triestina e quella isontina. Parliamo di medici, quindi il servizio che abbiamo mandato in onda nella serata di ieri nel nostro telegiornale, relativamente appunto agli retribuzione per obiettivi, con una disparità di 7 volte superiore sull'area isontina rispetto a quella triestina, quindi lettera da Sugi di 130 circa medici dell'area triestina. E polemica nel settore della sanità locale per la forte differenza di retribuzione tra l'area giuliana e quella isontina della performance organizzativo-collettiva relativa agli obiettivi raggiunti nel 2023 dalla dirigenza medica. All'area giuliana, agli ospedali di Catinara e Maggiore di Trieste, è stata attribuita una retribuzione di 700-800 euro lordi, a quella isontina, Monfalcone e Gorizia, una di 7 volte superiore, oltre 5.000 euro lordi. Una disparità che, secondo quanto riporta una lettera di chiarimenti inviata all'azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina e firmata da circa 130 medici dell'area giuliana, sta causando estremo sconcerto e rammarico. Pertanto chiedono che il divario di trattamento economico venga definitivamente colmato e corretto, anche in considerazione che le due aree appartengono alla medesima azienda sanitaria universitaria, ASUGI, e che gli ospedali di secondo livello di Catinara e Maggiore, entrambi a Trieste, capoluogo regionale, gestiscono urgenze, emergenze e casi clinici
clinici ad alta complessità e elevata intensità di cura propri di un centro hub, esprimendo il timore che una retribuzione di performance inadeguata sia disincentivante e demotivante per la nostra categoria, soprattutto in una fase in cui i medici si stanno trasferendo dal settore pubblico a quello privato. I medici si chiedono qual è il presupposto di un trattamento così disomogeneo tra dirigenti medici che riconoscono in Nasugi lo stesso datore di lavoro e lavorano per ottenere gli stessi obiettivi aziendali. Bene, allora proseguiamo anche con le altre determinazioni da parte del municipio di Trieste, del comune, piano comunale per le aree gioco, sono 53 gli interventi pianificati, il municipio avvia il censimento delle aree verdi dove fare manutenzione, 100.000 euro per sistemare gli arredi danneggiati da atti vandalici e situazioni meteo, bombe d'acqua e quant'altro. Poi qui c'è un ricordo di Stanca Mocole, la donna trovata morta in una dolina a Samatorza dopo che era scomparsa ormai da 20 giorni. Una vita spesa a difendere i più deboli, la comunità di Sgonico ricorda Stanca. Pulizia del lungomare acquario, la cooperativa sociale Basaglia, affidata ieri a Muggia, confronto sul circo oggi a Muglia Baskers alle 10.30. Saremo tra l'altro sul posto al circo di strada con queste serate che stanno animando il centro della cittadina rivierasca. Rientriamo ancora un attimo in studio per vedere invece la pagina sportiva che abbiamo, vi abbiamo proposto anche noi ieri su Tele4. Trieste fa il botto sul mercato, c'è Colby Ross, l'ex Varese e Tortona, con Varese è stato MVP del campionato di A1. Allora andiamo a goderci il servizio del telegiornale di ieri. Colpo grosso in casa Pallacanestro Trieste, che avrà un MVP come point guard nella prossima stagione. Il nome è quello dell'ex Varese Colby Ross. Il giocatore nativo di Aurora in Colorado metterà a disposizione di coach Jamion Christian tutto il suo talento, la sua imprevedibilità e la sua leadership per portare in alto la città di Trieste. Ho avuto il privilegio di osservare l'evoluzione del gioco di Colby qui in Europa, il commento del GM biancorosso Michael Arcieri, assistendo in prima persona alla sua brillante stagione a Varese. Oltre al miglioramento tecnico in ogni aspetto del gioco, sia in attacco che in difesa, ciò che più colpisce è la straordinaria crescita della sua leadership in campo, nello spogliatoio e nella comunità. L'impatto di Colby sulla cultura della nostra squadra e dell'organizzazione sarà eccezionale, dice il GM. Avere Michele e Colby ci regala due playmaker d'elite e vincenti, capaci di far rendere al meglio tutta la squadra. Il 26enne si è formato cestisticamente all'Eaglecrest High School a Centennial. Durante il penultimo anno Ross si è distinto con medie impressionanti di 18,6 punti e 4,6 rimbalzi, oltre a 3 assist a partita, guadagnandosi il titolo di Colorado Gatorade Player of the Year. La sua crescita è proseguita poi alla Pepperdine University, dove il primo anno ha stabilito il record di assist della scuola. Nel suo terzo anno, con una media di oltre 20 punti e 7 assist a partita, è stato il miglior giocatore della NCAA Division 1. Il suo percorso in Europa è iniziato nel 2021 con l'ERA in Repubblica Ceca, dove ha vinto il campionato e partecipato alla Basketball Champions League. L'anno successivo ha fatto il suo esordio in Italia, a Varese, con Michael Arcieri come GM, emergendo come leader della squadra e impressionando per le sue prestazioni. La sua stagione eccezionale, fatta di 17 punti di media, 7,5 assist e 4,4 rimbalzi a gara, gli è valsa i titoli di MVP e giocatore rivelazione della Lega Basket Serie A. Dopo una breve esperienza con il Budućnost Podgorica in Montenegro, dove ha giocato sia in campionato che in Eurocup, Ross ha concluso la stagione scorsa di nuovo in A1 con la Bertram d'Ertona. In 23 partite, 11 punti e 6 e 5 assist per gara. L'ex MVP del campionato formerà con Michele Ruzier una coppia in cabina di regia di livello assoluto per il campionato. 8. Bene, allora c'è anche una conseguenza rispetto a questa acquisizione. L'arrivo di Ross allontana quasi certamente la conferma in biancorosso di Eli Brooks, con due play come Ross e Ruzier, tenendo anche presente la volontà della società
di utilizzare Stefano Bossi come cambio del numero 2, quindi eventualmente anche con 11 giocatori in rosa e uno in tribuna a seconda delle scelte, visto il 5 più 5, cioè 5 italiani, 5 con passaporto straniero e 2 giovani come previsto dal regolamento, scrive Lorenzo Gatto. Il nome che continua a circolare anche sulla base dei rumors resta quello di Markel Brown, giocatore che Arcieri ha già avuto ai suoi ordini nell'esperienza varesina. Nello scorso campionato ha indossato la maglia della Gevi in Napoli, chiudendo le 16 partite giocate con oltre 12 punti di media partita. Negli ultimi giorni il suo nome era stato accostato anche alla Vanoli Cremona. Questa è un'ipotesi che insomma rimane molto forte in campo. Sport, sempre locale, c'è cioè la Triestina, Unione, 5 opzioni per il ruolo di portiere, finora l'unica certezza è il saluto a Matosevic, non c'è solo Pizzignacco, in lizza anche 2 croati, un olandese e un norvegese, davanti piace Novakovic, Pizzignacco il giocatore monfalconese scuola udinese per il quale l'interesse all'abbardato non sembra essere più in pole position, il primo candidato è Marko Maric, 28 anni, portiere croato, l'anno scorso in Serie A bosniaca col Mostar, poi c'è l'olandese Kele Ross, 32 anni, svincolato dopo l'esperienza all'Aberdeen in Scozia, poi Mattia Orbanic, 24 anni, ultimo anno nella Priva Liga slovena, e Jakob Kallström che ha giocato nella massima serie del suo paese norvegese, in Norvegia quindi insomma. Per quanto riguarda l'attacco, Triestina che sembra puntare forte su Andrija Novaković, classe 96 del Venezia, statunitense con cittadinanza serba, per il quale la società ha alzato l'offerta negli ultimi anni in Serie B, 26 gol in 174 presenze, ci sono però delle concorrenze importanti da parte di Brescia, Juve Stabia, insomma giocatore su cui ci sono molte squadre. Veri assi, Sinner e Paolini a Wimbledon avanzano agli ottavi di finale con successi netti, riprende oggi Fognini, Bautista, Agut. Mentre il preolimpico dell'Italia del basket si fa difficile, questa notte dentro fuori contro la fortissima Lituania, sarà da capire poi anche se ci sarà o meno Gallinari che è uscito per infortunio contro il Porto Rico, per un'Italia che insomma sta provando a qualificarsi per naturalmente le Olimpiadi di Parigi, priva di Fontecchio però, come ben sapete, giocatore di riferimento ormai per l'Italia. Sul filo di lana invece le partite agli europei, la Spagna elimina i tedeschi nell'ultimo minuto dei supplementari, alla Francia serve la coda dei rigori per estromettere il Portogallo, quindi passano Spagna e Francia, la Spagna tra l'altro in una partita in cui ci sono state non poche contestazioni per un mancato rigore ai supplementari per la Germania non concesso dall'arbitro Taylor, già protagonista in passato di errori clamorosi, quindi tra le polemiche l'esclusione della Germania, ma passa la Francia che era in girone tra l'altro proprio con l'Italia e aveva dimostrato tutte le sue qualità, la Francia invece batte il Portogallo ai rigori, Francia squadra fortissima ma che sembra accusare un mal di rete o mal di gol in questi europei perché non riesce a segnare su azione. Le partite di oggi, dopo l'Italia la Svizzera può fare fuori l'Inghilterra, Turchia, Olanda, sfida quanto mai calda. Bene, allora ritorniamo poi con le altre notizie perché poi nel nostro telegiornale di ieri abbiamo parlato anche nuovamente dell'abbattimento dell'aliquota sulla seconda casa, ovvero la misura che è stata annunciata a Ring dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e che però ieri abbiamo spiegato meglio nella sua definizione con l'assessore regionale alle politiche del territorio e agli enti locali, Pierpaolo Roberti. Allora andiamo a sentire cosa significherà questo abbattimento dell'aliquota sulla seconda casa in Friuli Venezia Giulia. Vuol dire che noi abbatteremo l'aliquota della seconda casa in Friuli Venezia Giulia.
Così il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha lanciato ieri sera a Ring l'ultima importante decisione della giunta regionale. Ma per capire qual è la ratio di questa misura abbiamo sentito l'assessore di riferimento Pierpaolo Roberti. Beh, noi abbiamo portato a casa una competenza importante che è quella sui tributi immobiliari locali. Abbiamo introdotto ILI al posto di IMU, ma assieme al cambio di nome c'è anche un abbattimento pesante dell'imposizione fiscale. In questo caso siamo intervenuti, dopo essere già intervenuti sugli immobili strumentali per l'attività economica che ha portato un beneficio a tutte le attività economiche della regione Friuli Venezia Giulia, oggi portiamo un beneficio alle famiglie che hanno un immobile ulteriore oltre la prima casa. La prima casa sappiamo che è già gratuita, ci sono tanti casi in cui le famiglie ereditano magari una casa che è in posizioni dove difficilmente può essere messa a reddito, dove magari quella stessa casa diventa un peso e su cui bisogna semplicemente pagarci le tasse. Con questa misura li facciamo risparmiare, ma c'è di più, differenziamo rispetto a chi ha un patrimonio immobiliare importante, quindi ha tante abitazioni, quindi il vantaggio va solo a chi ha la prima seconda casa, tutte le altre continueranno a pagare la stessa aliquota, per quella famiglia ci sarà un abbattimento. Dunque, chi verrà favorito maggiormente da questa operazione votata a migliorare e incentivare il mercato immobiliare? Questo varrà anche per quelle famiglie che hanno deciso di risparmiare per poter investire su un'abitazione ulteriore oltre alla prima casa in cui abitare, magari come casa per le vacanze o semplicemente per metterla in affitto, e ancora di più per incentivare il turismo, perché è evidente che da quando questa norma entrerà in vigore un qualsiasi cittadino italiano che avrà desiderio di investire su una seconda casa per le vacanze potrà avere sul piatto della bilancia il fatto che in tutta Italia si paga un'imposta, in Friuli Venezia Giulia quell'imposta è molto ma molto ma molto più bassa. Allora, noi adesso ci fermeremo per la pubblicità, vi ricordo gli ospiti, sarà con noi l'assessore regionale Fabio Scocimarro di Fratelli d'Italia per questa prima parte dedicata agli ospiti di Sveglia Trieste, poi a partire dalle 9 Alessio Colautti, attore, cantante, il nostro amico che ci porterà anche a cantare insieme con le note della sua fisarmonica. Ci fermiamo un istante e ci vediamo dopo la pubblicità. Bentrovati in diretta con noi Fabio Scocimarro, assessore regionale Ambiente e Energia. Buongiorno e bentrovato innanzitutto. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, ne parlavamo con l'assessore prima di iniziare. Possiamo dire che è stata posata la prima pietra da un punto di vista burocratico per il rifacimento, la ristrutturazione, la riconversione di Barcola del lungomare? Sì, hai detto bene. Non solo la prima pietra burocratica, quindi parliamo in maniera che tutti ci capiscano. Sapete che c'è un progetto molto ambizioso per rifare completamente il lungomare di Barcola e quindi non solo il dovuto restauro dei danni della mareggiata, ma una linea di costa completamente nuova dove potrà essere usufruita da tutti i triestini e anche dai turisti, quindi aumentando di molto i posti per andare al mare, i cosiddetti posti asciugamano di oggi, e quindi fare delle strutture completamente nuove, quindi verrà ridisegnata completamente quella che noi conosciamo oggi come Riviera di Barcola, tutto più bella, più protetta, con tanti più posti. In giunta lo scorso 2 giorni fa è stata posta appunto la prima pietra burocratica, come detto correttamente tu Marco, in cui il Presidente della Regione, sugli atti di indirizzo fatti dal mio assessorato, ha firmato quello che è la dichiarazione per fare l'accordo di programma fra il Comune e la Regione. Difatti il progetto di Barcola si chiama CORE, che non è un acronimo romano che vuol dire appunto il cuore, in dialetto romanesco, ma vuol dire Comune-Regione. Insieme si porterà avanti questo progetto, il mio assessorato si occuperà di tutto il rifacimento della parte a mare, mentre il Comune di quello che riguarda la parte a terra e la viabilità. Quindi la parte, come parliamo spesso io e te Marco, la parte bagnata di competenza regionale per legge e la parte asciutta di competenza comunale. Le due cose si devono sposare assolutamente in un unico progetto che poi cambierà completamente e migliorerà tantissimo per i prossimi anni il volto di Barcola. Non è un sogno, è una solida realtà, come diceva la pubblicità televisiva di qualche anno fa, e quindi andremo a portare nei prossimi mesi tutti questi atti che saranno propedeutici a fare un comune, una variazione appunto
urbanistica, cerco di parlare nella maniera più semplice possibile, certo. usare meno tecnicismi possibili, quindi i dirigenti del comune, della regione mi perdoneranno, ma i signori a casa mi capiranno meglio, e quindi questo accordo cambieranno appunto le norme urbanistiche, e una volta cambiate appunto le norme sull'urbanistica di quella zona si potrà iniziare un vero e proprio progetto, oggi sono delle idee progettuali, e quindi andare a concretizzare la nuova Barcola i prossimi anni, non i prossimi decenni. Tranquillizzo tutti, non ci saranno cantieri permanenti, ma l'idea è quella di fare in lotti in maniera che ogni anno un pezzetto di Barcola sia fatta nuova. Obiettivo realistico temporale? Io sono sempre ottimista. Io penso che per i lavori ci potrebbero essere 4 o 5 lotti annuali, quindi uno inizia a lavorare dopo la Barcolanea in autunno e in primavera ha finito un piccolo lotto di Barcola. Io ipotizzo, ma non sono un ingegnere, che in 4 o 5 anni si possa fare. Prima di iniziare i lavori, però, bisognerà fare appunto i progetti veri e propri definitivi e soprattutto, e non sarà uno scherzo, reperire le risorse economiche, e qua parliamo di cifre dai 100 milioni in su. Certo. Allora, abbiamo una prima telefonata, la sentiamo, pronto, buongiorno. Stabile, buongiorno a lei e al suo ospite, sono prego, Fulvio. Prego. Un interessante trafiletto oggi della deputata Saracchiani. Continuo a non percepire nel governo una volontà concreta di attivarsi per il porto franco internazionale, che può essere il vero volano per il rilancio economico di Trieste. Il porto franco internazionale c'è perché c'è il trattato di pace con i suoi allegati. È legge della Repubblica Italiana. Il governo, che è amministratore, subamministratore dal 1954, è obbligato ad attuarlo. E il commissario di governo, che è il rappresentante nel territorio libero per il governo subamministratore, è obbligato. Sarebbe qua l'unica cosa, sono la falsità e la mancanza di verità da parte della politica, di tutti i politici. Io parlo del territorio libero di Trieste, sul resto della più bel paese del mondo, la Repubblica Italiana, io auguro le migliori cose che possono esserci. Ma noi qua siamo un altro Stato, amministrato. Tiriamo fuori anche la sentenza, che tante volte tirano fuori la sentenza di Cassazione. Io voglio capirla, io non voglio giudicare, voglio capire come dicono che non hanno giurisdizione. Dicono che il territorio libero non è mai esistito. E allora perché chiedono il porto franco internazionale? Perché chiedono l'allegato ottavo? Sarebbe, è ora di finirla con tutte queste menzogne, o come dice Giacomelli, fregnacce. Non mi piace come sostantivo, ma se lo usa lui, penso che anche un principe del foro, penso che possa usarlo anch'io, certo. Un povero plebeo. Abbiamo capito, sentiamo cosa risponde Scocimaro. Grazie per la telefonata, prego. Ma cosa vuoi, che ogni volta che vengo qui c'è sempre l'immancabile telefonata sul territorio libero di Trieste. Siamo nel terzo millennio, guardiamo avanti, facciamo ogni volta come si fanno per i farmaci, per la pubblicità, la spiegazione ripetitiva delle cose che abbiamo detto tutte le precedenti puntate a decine, insomma, ripeto, è un bel esercizio accademico parlare di quello che poteva essere e non è stato il territorio libero di Trieste, perché, lo ricordiamo, nasce dalla volontà degli anglo-americani di non avere un territorio che sia appetibile all'est Europa, alla Jugoslavia in particolare. Quindi nasce questa idea di fare un territorio libero in maniera che non venga preso o cooptato dai paesi comunisti del patto di Varsavia, che poi verrà fatto dopo. Quindi l'idea degli anglo-americani all'epoca per salvare Trieste e riportarla nell'orbita occidentale, ricordo che Tito voleva farne la Sesta Repubblica Federativa, e quindi... E oggi siamo nel terzo millennio, la geopolitica è cambiata, noi siamo ormai una piccola capitale della Mitteleuropa, guardiamo il terzo millennio, e queste discussioni sul territorio libero sono anche molto interessanti, però potrebbero essere oggetto di un dibattito storico e non dell'attualità di oggi, che, ripeto, abbiamo progetti molto più importanti, come quello che ho spiegato poc'anzi di rilancio di tutto il nostro lungomare, e guardiamo avanti insieme al futuro, e, ripeto, siamo nel terzo millennio.
Allora, buona giornata, una buona giornata anche all'assessore Scocimaro da parte di Claudio Visintin, che dice c'è il problema delle liste d'attesa che incombe. Un plauso a tutti i politici regionali per l'aggiunta di denaro in finanziaria, pari a 169 milioni di euro. Resta questo problema che chiaramente incombe su chi deve fare una visita specialistica. Ne abbiamo parlato molto spesso nell'ultimo periodo, anche poi con gli accertamenti effettuati addirittura dalla Procura. Beh, allora, diciamo che, grazie Claudio, la nostra regione è una regione ben amministrata, sana, e quindi abbiamo discrete possibilità di mettere in campo risorse economiche non banali. Detto questo, cioè abbiamo abbastanza soldi, insomma, da mettere in finanziaria. Detto questo, quanti soldi tu puoi mettere nella sanità? Comunque io penso che mai potrà accontentare il 100% della popolazione. Chi viene da fuori Trieste e tocca con mano la nostra sanità, parlo anche di italiani residenti all'estero, gente importante, gente che ha redditi veramente interessanti, poi viene da noi a curarsi. Quando ha un problema, poi, all'estero, e parlo del terzo mondo, parlo di paesi importanti, no? Vengono da noi e si curano, perché abbiamo una buona sanità. Si può migliorare, certo. Ci sono fatti degli errori, tutti sbagliano, e quindi certamente si può fare di più. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno, è veramente da far tremare i polsi gestire la sanità, perché stiamo parlando della vita delle persone. Noi ce la mettiamo tutta, mettiamo tanti soldi dentro, se qualcuno ha una soluzione per accontentare tutti al 100% ce la porti, perché veramente è difficile. Io non entro nel campo che non è il mio, però, ripeto, ce la mettiamo tutta e, ripeto, il problema della lista d'attesa è un problema. Se poi vai a sanare quelle che sono appunto le liste con il privato, ti attaccano perché usi il privato. Fra l'altro ricordo che Trieste, la nostra regione, è il fanalino di coda, uno dei fanalini di coda delle 20 regioni italiane rispetto all'utilizzo del privato nella sanità pubblica. Quindi una sana riflessione magari si può fare, però ripeto, non è un compito assolutamente semplice andare a migliorare questo tipo di servizi. Allora, per sorridere un po', è arrivata la classica vignetta del nostro amico Marco Englaro del Mattino, che si riferisce ai cubetti di Barcola. La vediamo: se i nuovi zoghi che ha messo a Barcola, sto qua, mi pare che possi andare qua, un po' a mo' di puzzle. Vabbè, insomma, ci sta sempre il sorriso. È vero perché, sai, se fosse una spiaggia privata, o in concessione, perché di private ce ne sono pochissime, un'eccezione di Trieste, ma tu carichi una ditta per il giorno dopo. Le regole di ingaggio del pubblico, sapete, sono diverse, e i tempi di ripristino purtroppo non sono coincisi con quelli del... I soldi magari abbiamo anche trovati, poi fai gare, appalti, una cosa e l'altra, e magari inizi la stagione e i bagnanti non possono usufruirne. Ai noi... C'è che dire che in realtà, insomma, 6 topolini su 10 sono usufruibili, il lungomare Benedetto Croce è stato rifatto, è ovvio che, insomma, è stata una situazione d'emergenza. D'emergenza anche perché questa mareggiata, lo ricordo, è seconda soltanto, o comunque pareggia più o meno come intensità, a quella del 1966, quindi si spera che una o due volte al secolo, non di più, avvengano queste mareggiate. E però in questo senso, diciamo prima Marco, stiamo lavorando affinché con la nuova linea di costa anche mareggiate eccezionali come e superiori a quelle di 60 anni fa possano essere appunto mitigate. Rischio zero non ci sarà mai, diciamo subito, ma certamente diminuire di tanto i rischi del dissesto idrogeologico e delle grandi mareggiate si può fare. Stiamo lavorando in questo, abbiamo detto. Abbiamo iniziato un percorso che effettivamente spera di vedere realizzazione nei prossimi anni e non nei prossimi decenni. Allora, dovremmo avere un'altra telefonata, la sentiamo. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno? Vabbè, niente, non abbiamo la telefonata, non fa niente. Allora, vi rimando in onda un attimo il servizio sulla diretta del Papa, così ne parliamo anche poi con il nostro assessore Scocimarro. Domani Tele 4 in diretta dalle 7 del mattino sino a fine delle celebrazioni. Andiamo a rivedere il servizio appunto della lunga giornata di domani.
Una giornata in diretta per seguire la visita di Papa Francesco a Trieste in occasione della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. Sulla nostra emittente si partirà già alle 7 di domenica 7 luglio per raccontare l'arrivo, il percorso, gli incontri, l'abbraccio con la città e la messa in Piazza dell'Unità d'Italia in un capoluogo regionale in festa per il Santo Padre. Quattro truppe in collegamento con lo studio, dove il vice direttore del gruppo Media Nord-Est, Ferdinando Avarino, condurrà la diretta, che si avvarrà anche del collegamento via satellite della TV del Vaticano, per non perdere nemmeno un istante della visita del Papa nella città della Bora. Domenica mattina Jorge Maria Bergoglio arriverà e ripartirà in elicottero. L'atterraggio è previsto alle 8 in Portovecchio, nelle vicinanze del Convention Center, dove sarà accolto dall'Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dall'Arcivescovo di Catania Luigi Renna, presidente del Comitato Organizzatore, e dal Vescovo di Trieste Enrico Trevisi. Qui il Santo Padre terrà un discorso, al termine incontrerà privatamente tre gruppi di persone, rappresentanti delle diverse comunità religiose della città, una cinquantina tra accademici e studenti dell'Ateneo Triestino e un terzo gruppo composto da persone con disabilità e migranti. Poco dopo le 10, il trasferimento a bordo della Papa Mobile verso Piazza Unità, ancora da stabilire l'itinerario che deve essere scelto in base a criteri di sicurezza, tra le opzioni il transito lungo Viale Miramare o la nuova bretella del Porto Vecchio, quindi la messa sul palco di Piazza Unità e l'Angelus. Esauriti da giorni gli 8.000 posti a sedere. Al termine della celebrazione, verso le 12.30, Papa Francesco si sposterà verso il Molo IV, dove dopo il saluto alle autorità risalirà sull'elicottero per tornare in Vaticano. Per seguire tutta la giornata basta accendere la TV sulla nostra emittente, a tutto il resto pensiamo noi. Allora, questa è la giornata che vivremo domani con Papa Francesco. Assessore Scocimaro, ovviamente un grande momento per la città, l'arrivo del Papa, una Trieste che non riceveva la visita del Papa da Wojtyla, quindi se non sbaglio dal lontano 92, no? Quindi insomma un evento importantissimo, poi la messa in Piazza dell'Unità d'Italia, che insomma credo sarà un ricordo per tutti. Papa Wojtyla la fece anche lui in Piazza dell'Unità d'Italia, ma dalla parte opposta, lato mare, se ben ricordo. Insomma, sarà una giornata insomma di grandi emozioni. Sicuramente, io ho avuto il privilegio di stringere la mano a Papa Wojtyla, ero un ragazzo, ero a Roma in una parrocchia con un mio amico. E il Papa andò a visitare il centro parrocchiale, Papa Wojtyla, i giovani, ero giovanissimo, avevo 25 anni, e non, insomma, ero così, andavo a vedere il Papa, ma non è che avevo questo trasporto particolare, pur essendo cattolico. E allora mi ricordo che il Papa entrava nel cinema parrocchiale e strinse la mano ai primi giovani che erano lì. Casualmente ero lì per primi, e strinse la mano al Papa. L'emozione che io provai fu immensa. E io e il mio amico ci guardavamo, avevamo tutti e due il volto pieno di lacrime. Io mi emoziono poco, anche quando conosco personaggi molto, molto famosi, planetari, non ho mai avuto emozioni di questo tipo. L'unica volta nella mia vita che ho stretto la mano al Pontefice, poi lo feci con l'attuale Papa Francesco, e gli stessi la mano, io avevo le lacrime che mi venivano giù così. Mi emoziono molto poco, purtroppo, nella vita, e quella volta sono emozionante al massimo. E mio amico, ci guardammo negli occhi tutti e due, anche lui aveva il viso pieno di lacrime, un'emozione pazzesca. E poi ricordo il funerale che ebbi il privilegio di assistere in piazza, ero quella volta presidente della provincia, in appunto Piazza San Pietro. Piazza San Pietro, con queste pagine del Vangelo che il vento girava una alla volta, sembrava che uno spirito divino girasse una alla volta, con un'emozione incredibile, ho ancora i brividi. E poi recentemente ebbi anche l'onore di in Vaticano con il presidente Federiga andare in udienza dal Santo Padre in due occasioni, la prima qualche anno fa perché la nostra regione donò l'albero, appunto, certo, mi alla ricordo. Piazza San Pietro, e una seconda recentemente, un anno e mezzo fa. Quindi Papa completamente diverso, sia come pontificato che come persona e come messaggio. Comunque è molto importante che a Trieste, dopo tanti anni, abbiamo la presenza del Santo Padre. Sarà certamente
un evento molto importante per la nostra città, che ce ne ricorderemo. Tra l'altro, avete visto le immagini di Piazza San Pietro? Le giustifichiamo un attimo, rimandiamole in onda un secondo, perché uno si è domandato perché ha Svegliato Trieste queste immagini. Perché siamo già in collegamento da qualche giorno con il satellite del Vaticano, che ci permetterà nella giornata di domani di offrirvi anche le immagini della Vatican TV, così come si chiama, via satellite, della visita del Papa a Trieste. Quindi ci saranno quattro troupe di Tele4 sul campo, Ferdinando Avarino in conduzione e anche le immagini del Vaticano, perché come sapete c'è il cameraman del Vaticano, che è l'unico che ha la possibilità di seguire il Papa passo dopo passo, di stargli anche vicino per motivi di sicurezza, le altre TV non possono farlo, e quindi forniremo anche quelle immagini grazie alla concessione ovviamente del Vaticano per questi grandi eventi. Abbiamo una telefonata da casa, la sentiamo, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite, sono in linea? Prego, prego, prego. Buongiorno, buongiorno a lei, la redazione, gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Allora, ho notato una volta che il gentile signor Scocimaro, questo rivolto al personaggio politico, non alla persona, rimane così un po' infastidito sul fatto che se ne parla del territorio libero di Trieste. Oh, ora, a prescindere dalle sue idee personali, che sono personali, che a me non interessano, il fatto che lui, diciamo, si infastidisca, non è, voglio ricordargli che non è obbligatorio che lui venga qui a Sveglia Trieste, può andare tranquillamente per i suoi 900 voti e tenere, diciamo, un bellissimo programma. Lui non è la star della politica che viene a parlare con noi umili, diciamo, triestini, ad ascoltare il verbo che parla. Lui è un politico che dovrebbe riflettere, prendere spunto su quello che si parla, diciamo, delle Trieste, per sviluppare e migliorare, diciamo, la sua strategia, diciamo, politica. Il fatto che lui rimanga infastidito, e sinceramente a me questo dà fastidio, è che sinceramente tratti con sufficienza i soggetti che parlano cose che lui dà fastidio, perché voglio ricordare che se lui, e dopo chiudo, mi sentite? Sì. Voglio ricordare che dopo, che se uno parla del territorio libero, non è che parla del territorio libero perché vuol fare dispettuccio all'assessore regionale di turno, ma parla perché fondamentalmente voi, classe politica, avete ridotto il Trieste a un sistema di povertà, dove il 25% della popolazione di Trieste è ridotto in povertà. E questo è quello che non va. E siccome voi non avete idee, la gente sta cercando in tutta la maniera di salvarla questa società. Allora, signor Scocimaro, anzi, dottor Scocimaro, se lei, diciamo, dà fastidio, vado in un'altra parte, perché nessuno l'ha chiamata, nessuno la vuole. Oppure, la vogliamo, insomma, lei... Non è proprio così. Non è proprio, diciamo che un terzo dei votanti di Trieste ci vuole, insomma, noi di Fratelli d'Italia. Molto chiaro quello che ha detto Sveglia Trieste, lascia parlare tutti, poi però c'è il diritto, insomma, a replicare determinate posizioni. Grazie, prego, scusate. Allora, che nessuno ci vuole è opinabile, perché un terzo dei triestini ha votato per Fratelli d'Italia, quindi voglio dire, qualcuno ci vorrà, e anche i miei elettori, che ringrazio. Poi il fatto che noi non abbiamo idee, insomma, questo io consiglio a vedere di leggere, se non ha mai letto, il programma di Fratelli d'Italia, che poi è figlio di quello che noi abbiamo iniziato, un percorso, ahimè, 50 anni fa, quando ero al fronte della gioventù, e poi le idee sono quelle, sono ben chiare, non vi annoio andando a elencarle tutte, però ripeto, è un programma ben definito. Detto questo, io... Forse, non so, se ho dato l'impressione di essere infastidito, smentisco, non sono per nulla infastidito di quando qualcuno mi pone delle obiezioni, e fra l'altro chi ha la bontà di seguirmi in consiglio regionale, quando le opposizioni fanno delle eccezioni, che siano costruttive, soprattutto all'ascolto, prendo buona nota, e poi spesso ne parlo anche con i miei dirigenti per un contraddittorio, perché non è che tutto quello che viene da centro-sinistra da buttare, e quindi se l'opposizione è costruttiva, perché no, e non è in contrasto con quelle che sono le mie idee e linee guida che noi abbiamo come programma di centrodestra e di Fratelli d'Italia specificatamente, io ne faccio tesoro e cerco di migliorare l'offerta politica. Non sono infastidito, anzi, se vogliamo parlare territorio libero, però ogni trasmissione che io vengo qua sono 2-3 telefonate di qualcuno che sia nel territorio libero. Se la pensassero in tanti così, alle elezioni avreste almeno un consigliere comunale su 40, e non avete neanche uno, mi sembra. Ecco, quindi vuol dire che non tutta la popolazione vi segue, se no una parte veramente minimale e residuale, perché un consigliere comunale riuscirete a farlo? No. Quindi io ho gran rispetto
di tutte le idee. Sono anche amico personale con Giorgio Marchesic, che saluto. Abbiamo condiviso una battaglia, quella degli anni 70, insieme in piazza contro il trattato di Osimo, e quindi voglio dire massimo rispetto per chi non la pensa come me. Quando io e Giorgio ci troviamo qua a Telequattro è un simpatico siparietto, perché ognuno rispetta l'altro con delle idee completamente diverse, patriota io, territorio libero lui, e quindi non sono fastidio. Se vogliamo fare una trasmissione sul territorio libero, sulla storia di Trieste, sono il primo, perché sapete che i miei studi accademici vanno in quel senso, quindi mi divertirei molto. Poi magari a casa qualcuno si annoia a sentire parlare ogni volta di territorio libero, ogni volta almeno Telequattro. Insomma, la storia ha fatto il suo percorso. Avete fatto una proposta politica, la gente non vi ha seguito perché non avete un consigliere comunale, e quindi io non sono infastidito. Se volete parlarne, facciamo un bel dibattito pubblico e vediamo un po'. Allora, siccome Sveglia Trieste è anche sua curiosità, prima si parlava delle mareggiate storiche, l'amico Claudio Ritossa ci ha mandato un articolo di giornale veramente bellissimo, la prima pagina del Giornale di Trieste del 25 settembre, guarda caso, 25 settembre, le mareggiate che sono state a Trieste e a Muggia sono state tra il 27 di settembre e i primi di ottobre, danni per centinaia di milioni nel nostro golfo, della pineta di Barcola, l'acqua ha spazzato via ogni cosa, relitti e carcasse dappertutto, era martedì 25 settembre 1984, e devo dire la verità che le tre foto sembrano, al di là del bianco e nero, tre foto dell'ultima mareggiata, perché sono esattamente le stesse cose: la pineta invasa dall'acqua, i cubetti di porfido saltati e finiti in pineta e alcune barche finite sott'acqua. È veramente impressionante. È quello che dicevo, fra l'altro, secondo le statistiche, le modellistiche dei scienziati, quindi non è una mia opinione personale, questi eventi appunto estremi saranno più frequenti in virtù dei cambiamenti climatici in atto. E quindi io non sono catastrofista, penso che la storia dell'uomo, e soprattutto della Terra più che dell'uomo, ha avuto dei picchi di un certo tipo. In questo momento stiamo andando incontro a un periodo in cui dicono gli scienziati che questi eventi ci saranno più spesso. Quindi urge correre ai ripari, e l'abbiamo fatto, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, ponendo le basi concrete per mettere così un progetto a terra, sulla nuova, a terra e a mare, sulla nuova costa di Trieste, che sarà bellissima, penso. Allora, abbiamo ancora una telefonata, la sentiamo prima della pubblicità. Buongiorno. Buongiorno Stabile, buongiorno a lei e a Scocimaro. Prego. Allora, io volevo proprio, visto che il signore che ha telefonato precedentemente ha detto che Scocimaro è infastidito, non è solo Scocimaro infastidito, a tutti gli ospiti che vengono qui ogni giorno viene sempre posta la stessa domanda, e anche più volte agli stessi ospiti. Sono anche gli ascoltatori di Telequattro infastiditi. Ecco. Allora, io, triestina, e Scocimaro lo è anche, no? Patocca, diciamo, alla Triestina, no? Siamo stanchi di sentire, perché noi siamo nati, io sono nata sotto il governo alleato, e se il territorio libero, almeno Marchesic è più onesto. Io dico a quelli che protestano per TLT, che con anche accento meridionale, no? Mi fermano per strada e mi pongono il problema del TLT, sì, no? Dico candidatevi e contiamoci. Adesso vediamo, non so quando è Scocimaro, al 12 settembre, non so che data, faranno la riunione con vediamo nel 27, ci nel 27 si vota. Forse. Ecco, grazie forse. Perché anche, non ripeto, non solo Scocimaro infastidito, penso che anche la redazione, gli ascoltatori e tutti i politici che vengono a Trieste, a Telequattro, sono infastiditi dalle stesse domande, stessi giorni, per mesi. Grazie. Grazie anche della sua chiamata. Ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra pochissimo ancora con l'assessore Scocimaro.
Bentrovati ancora a Sveglia Trieste. Allora è arrivata una segnalazione da parte di una signora che ci ha inviato anche delle immagini, una segnalazione dei condomini di Via dell'Istria 77/1, 2, 3, 4, 5. Da parecchio tempo c'è una fuoriuscita di liquame, la vediamo il video un attimo, eccolo qui, una fuoriuscita di liquame secondo i condomini dall'area della Caritas di Via dell'Istria. Pare la signora abbia già avvisato gli enti preposti, fra cui il comune, la CEGAS e i vigili del fuoco, ma non avrebbe ricevuto, diciamo, una risposta concreta, dice la signora. Poi naturalmente ce ne accerteremo. Abbiamo segnalato il fatto anche appunto al assessore Fabio Scocimare, in quanto assessore all'ambiente, quindi, come dire, titolare anche dei rapporti con l'ARPA. So che ha avvisato gli uffici. Sì, Marco, appena mi ha segnalato, pochi minuti fa, ho segnalato la cosa al direttore generale dell'ARPA, la dottoressa Anna Luttmann, e adesso vediamo di fare una verifica anche noi. Effettivamente fa abbastanza schifo vedere questo, quindi poi penso che l'odore non sia dei migliori, non sia di gelsomini, e quindi da quello che si vede potrebbe, così però da ignorante, perché io non conosco, ignoro il fatto, essendo, vedendolo come voi in televisione, sembrerebbe una rottura di qualche scarico di acque reflue, appunto, sporche di quel condominio. Sembrerebbe, non penso che venga dalla fogna da sotto, ecco, per capirci, e quindi potrebbe essere, così a sensazione, una responsabilità condominiale, e no, non del condominio della signora ovviamente, ma, certo, ma dei vicini ovviamente. Adesso vediamo cosa mi dice l'ARPA, abbiamo le squadre di pronto intervento e fanno una verifica, però ripeto, lì temo sia esclusiva competenza del comune e dei vigili urbani. Mi par strano che persista da tanto tempo, come dice la signora, il fenomeno, perché 50 giorni. Perché è abbastanza schifoso da vedere, insomma, quindi penso che sia, sappiamo che i nostri vigili urbani, la nostra polizia locale, insomma, è attenta a queste cose. Certo, allora mi fa strano che sia da tanti giorni, comunque certamente vedere questo filmato non è bello in una città come Trieste, che, insomma, per quanti difetti possiamo avere, è nota per avere una certa efficienza in questo senso. Certo, quindi insomma vedremo anche quello che si potrà fare. Abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Prego. Pronto, buongiorno. Sì, cambiamento climatico. Allora, innanzitutto si sa benissimo che non si può andare avanti tutto quanto con la luce, col sole, col vento. Io credo che volessi fare, diciamo, altre centrali elettriche, che naturalmente sarebbe a gas oppure carbon, come in Germania, e quindi sarebbe altro inquinamento. Sappiamo che l'Europa ha l'8% che consumo, che inquiniamo, e quindi noi dovessimo darsi mai ai cinesi e tutte queste cose qua, e l'olio continua a inquinare fra modo. Una cosa che è successa tantissimi anni fa, che potete andare a controllare, quando c'è stato quel grandissimo terremoto in Asia, dove che ha distrutto quei villaggi turistici, queste cose qua, era su Rai 3, era un documentario di un signor che non parla, non sa quel che dice delle nuvolette, e parla del proprio sistema terrestre, cose qua, che si informa dei satelliti, e ha dimostrato che il glass terrestre si è spostato 13 centimetri. Mi avevo telefonato e questa persona mi ha detto che, cioè per vedere le conseguenze, e questa persona mi ha detto che non sa, perché non si è mai successo, non si è mai stato registrato una cosa con i satelliti, però un spostamento dell'asse terrestre a 13 gradi comporterà in seguito dei problemi. Eccolo, quindi questi quasi problemi, secondo me, dell'asse terrestre che si era spostato, cioè prove scientifiche che si era spostato, quindi basta andare sul sito e cercare quel terremoto che si è stato in Asia tantissimi anni fa. Grazie, buongiorno. Grazie, prego l'assessore. Io non so le fonti, discorso comunque certamente molto interessante e molto complesso. Io, per quanto riguarda le politiche ambientali e anche quelle del governo, soprattutto in campo di energia, andiamo verso quella che deve essere un'indipendenza dell'energia, che ad oggi non sarà possibile, visto che dipendiamo completamente dall'estero. Ci fu tanti anni fa un patriota che voleva, all'epoca con le fonti fossili, oggi non più percorribile, col petrolio quella volta, essere indipendente rispetto alle grandi nazioni industrializzate del mondo. Si chiamava Enrico Mattei ed è morto in un incidente
aereo, si dice, secondo alcuni giudici, che hanno messo una bomba per ammazzarlo, proprio perché voleva rendere l'Italia indipendente dal punto di vista energetico, e succedeva tanti tanti anni fa, nel secolo scorso. Oggi, in onore suo, il governo ha varato il piano Mattei, che è quello di portare l'Italia quanto più possibile, sarebbe 100% non riusciremo, di appunto indipendenza energetica, perché avete visto la guerra in Ucraina, dove noi ci fornivamo in larga parte di gas russo, se questi ci chiudono i rubinetti, noi in inverno non ci riscaldiamo, vogliamo chiaro. Abbiamo continuato a comprare gas russo e boicottando la Russia, quindi un po' una contraddizione, ma se no a casa noi quest'inverno avevamo pochi gradi di temperatura. E quindi una politica in questo senso va fatta, non riusciremo certamente con le fonti verdi, con l'eolico, con il fotovoltaico e con l'idroelettrico essere indipendenti. Io nel mio piccolo ho costituito come regione una società pubblica per la gestione dell'energia, si chiama FVG Energia, e avrà il compito di fare politiche energetiche regionali e appunto cercare anche di dare dei servizi e anche dei prezzi interessanti a chi appunto si deve servire di energia. Per quanto riguarda invece gli studi sui cambiamenti climatici in atto, come sempre sono stati nelle ere geologiche della Terra, e io così mi affido, abbiamo a Trieste anche un ottimo scienziato che in staff con altri colleghi ha preso anni fa il premio Nobel, si chiama Giorgi, e penso che magari sentire lui è una fonte autorevole, visto che ha un Nobel in bacheca, e quindi magari certamente qualcosa ne sa e quindi gli indirizzi che può dare sui cambiamenti climatici e anche sul fatto, nel nostro piccolo, della costa di Barcola, tengono conto anche dei suggerimenti dati dal professor Giorgi. Bene, allora abbiamo ancora una telefonata, ma volevo aspettare un attimo perché volevo sentire l'assessore Scocimaro su un importante progetto che è stato presentato in settimana, anzi su un'applicazione già operativa, quella del servizio Osmer ARPA, che permetterà tramite un'app di avere le previsioni più tempestive per quanto riguarda i temporali imminenti, che ormai sono quasi quotidianità in questa estate. Sì, un servizio in più per stare al passo con i tempi. L'ARPA, dopo 25 anni della sua nascita, fa tutta una serie di promozioni nei confronti dei cittadini, cerca di essere quanto più possibile vicino e dentro la vita quotidiana dei nostri concittadini della nostra regione e non solo, e quindi la possibilità di collegarsi col telefonino o con il computer, ma semplicemente col telefonino, al sito dell'ARPA, cliccando, come avete ben spiegato voi nelle istruzioni della Tele4, cliccando nella voce apposita, si potrà vedere, essendo geolocalizzati, no, dove siamo entro 45 minuti, se passerà o meno un temporale. Molto utile se devo fare una gita in montagna, se qualcuno fa una piccola gita in mare, anche se in mare magari le precauzioni devono essere diverse e maggiori, piuttosto che fare un barbecue, cose del genere. Quindi andare a capire se il temporale passa vicino, non passa. E quindi parliamo di pioggia, esclusivamente di eventi di questo tipo, che ci possono appunto condizionare la gita piuttosto che la scampagnata, piuttosto che appunto la grigliata con gli amici. Allora, ancora una telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Ecco, prego. Volevo dire all'assessore Scocimaro, l'altra volta nella precedente trasmissione che era, io ho telefonato per quanto riguarda le fontane di Trieste. E lei mi aveva risposto che non è possibile buttare via l'acqua. Esatto. Ma io penso che lei dovrebbe sapere che tutte le fontane di Trieste hanno l'acqua a circuito chiuso. Dunque non si spreca l'acqua, semmai si sprecherà un po' di elettricità per mandare avanti il compressore che manda avanti l'acqua. Dunque, abbiamo le fontane di Trieste che sono tutte, quattro fontane sono da decenni sono ferme. So che lei adesso è alla regione, ma dato che è un politico potrebbe anche dire al sindaco una cosa o l'altra di far ripristinare le fontane. Neanche quelle del palazzo della regione non funzionano, e mi ricordo che la Sera Chiani ha speso, quella volta che avevo telefonato appunto che erano rotte, 45.000 euro per farle funzionare, e neanche adesso che
arriverà il Papa e le fontane del Palazzo della Regione non funzioneranno. È una brutta cosa per la città, dato che siamo arrivati a un livello turistico molto forte. Inoltre volevo dire, la barda di San Giusto, ma è possibile che il verde pubblico non trovi dei fiori rossi al posto di verdi? No, o bianchi, anzi bianchi, scusi, bianchi e rossi. È tutto un verde là, anche là, la barda di San Giusto, anche lì. E inoltre le ho fatto anche una segnalazione riguardo ai paletti sulla Tarvisiana, abbiamo parlato 3 volte, non si vede niente. Grazie e buongiorno. Grazie dell'intervento. Prego l'assessore. Allora, grazie per la telefonata. Io ho segnalato i paletti della Trevisiana, quindi non sono le tempistiche di FVG Strade, non è una mia competenza, ma ahimè non dipende da me. E per quanto riguarda il resto, ripeto, non sono un tuttologo, quindi sinceramente non so se le fontane di Trieste abbiano il riciclo dell'acqua, non sono sicuro al 100%. Quello che sono sicuro è che io, per evitare lo spreco dell'acqua, ho fatto una norma in cui concede ai comuni di tutta la regione la possibilità di avere un finanziamento della regione per mettere gli impianti di riciclo dell'acqua, perché anche a me piace vedere la fontana che sgorga l'acqua, ma buttarla via è un peccato, perché tutti a fare campagne contro lo spreco dell'acqua in un momento in cui le falde stanno diminuendo, nonostante le piogge, ma sono molto più basse che nel secolo scorso, e quindi i nostri figli e nipoti avranno problemi di acqua, quindi cominciamo a risparmiarla già adesso e poi sprecarla con le fontane. Ripeto, io sinceramente no, non è che sono picco delle mirandole e conosco tutto a memoria, farò una verifica su questo. I comuni hanno la possibilità di avere i fondi della regione per mettere le fontane dell'acqua a ricircolo continuo. È un costo, perché ovviamente poi l'acqua lo devi far girare, non sarà il problema della pompa elettrica, forse questo lo spreco energetico, perché comunque condivido che è una cosa molto bella di far sgorgare l'acqua, non solo quando viene il Papa, ma magari anche gli altri giorni. Allora, ci scrive la signora D'Ambrosi circa il problema di Via dell'Istria e dice: stesso problema abbiamo avuto per lungo tempo nel parcheggio privato di Via Trissino, risolto grazie all'intervento di Asugi, che voleva chiudere la struttura. Caritas ha dovuto crearsi una nuova linea fognaria, ma evidentemente, dice la signora, la vecchia continua ad essere funzionante. Insomma, la signora Roberta ci scrive questo, cioè ha avuto lo stesso problema in un altro punto. Vediamo poi se verrà risolto appunto nei prossimi giorni. Pronto, buongiorno. Penso ospite, sono Gino. Prego Gino. Io volevo fare una puntualizzazione sulla legge fatta dalla regione per l'incentivo all'impianto di impianti fotovoltaici. La legge praticamente dà un incentivo di quasi il 40% sul restante 50% del costo dell'impianto, sì. Solamente che ha messo una data di confine che era il 1° novembre del, mi pare, 2022, e ha agganciato questo limite alla fattura dell'impianto, e questo è l'errore. Doveva mettere alla data di inserimento nel sistema elettrico dell'impianto. Perché questo? Perché tutti gli impianti fotovoltaici con 50% di sconto in fattura, la data della fattura è quasi immediata alla stipulazione del contratto, perché la ditta poi dopo doveva ricavare con la banca il corrispettivo in denaro. Quindi praticamente tutto era spostato di 6-7 mesi, perché all'epoca c'erano pochissime ditte che facevano gli impianti, e quindi chi aveva stipulato il contratto doveva fare delle attese mostruose. Mettendo sulla data della fattura ha tagliato un sacco di persone che hanno fatto questo tipo di sacrificio finanziario per creare l'impianto e non hanno potuto avere il beneficio della regione, e questo è un grave errore che dovrebbe essere modificato per riaprire il discorso, perché mi pare che i soldi per il fotovoltaico non vengano spesi dalla regione. Spesi, grazie e buongiorno. Vabbè, allora intanto grazie per la segnalazione.
Io non ho capito completamente, non so voi a casa o tu Marco, ma io completamente non ho capito esattamente cosa puntualmente qual era il problema, non ho centrato il problema specifico. Detto questo, la Regione ha messo in campo, per far capire chi ci sta a casa, un contributo del 40% che si somma al 50% che dà già il governo, e quel 40% te lo danno subito, quindi a te, privato cittadino che metti un fotovoltaico, ti resta da pagare il 10% dell'importo del fotovoltaico. Mi sembra una cosa eccezionale, l'abbiamo solo noi in Italia, non c'è nessun altro che ha fatto una roba del genere, giusto per essere chiaro, quindi tanto male non mi sembra che sia. Messo in campo centinaia di milioni di euro, quindi non bazzeccole, no? I soldi vengono spesi, ve li assicuro che sono già esaurite le prime tranche, questo per i privati, per le aziende, e io l'ho fatto per le città sportive, dove puoi avere sia l'impianto fotovoltaico anche quello di risparmio idrico dell'acqua a proposito di fontane, quindi mettiamo in campo risorse importanti, leggi importanti. Poi non ho capito, e quando facciamo le leggi, quando fanno le leggi, perché io non ho le lauree in giurisprudenza, il mio ufficio legislativo si confronta con quelle che sono le norme nazionali, cercano di far incastrare, sposare le iniziative. Mi pare strano che ci sia questa discrasia, questa mancanza di appunto di rapporto fra la legge regionale e quella statale, perché la nostra prende spunto dal contributo dello Stato e quindi andiamo a incentivare ulteriormente. Quindi oggi chi vuole mettere un fotovoltaico è un privato, praticamente ce l'ha quasi gratis, paga il 10% del valore dell'impianto, quindi mi sembra un bel vantaggio. Per il resto vi invito a contattare appunto a seconda del tipo, se siete un'azienda, l'assessorato all'industria, un privato a quello di infrastrutture, se un evento ecosport o ecologico, il mio assessorato, a seconda del tipo di contributo che fate. Io so che i contributi dati normalmente valgono anche retroattivi, quindi se oggi parte la legge per darti il contributo, vale anche chi ha comprato i 6 mesi precedenti. Normalmente è questo il tipo di incentivo per evitare appunto che qualcuno poi si mangi le dita. E questo è quello che noi facciamo, ci mettiamo la buona volontà, se c'è qualche virgola che non ha funzionato, se me lo fa segnalare i miei uffici, ma non credo, perché io lamentele non ho sentite, anzi, come giro per l'Italia, i miei colleghi ci chiedono la norma, nostra norma, e vogliono copiarla, solo che non hanno spesso le risorse economiche che ha la Friuli Venezia Giulia e non possono dare un incentivo così importante, ripeto, 90% del valore dell'impianto, ai nostri concittadini. Ancora una telefonata da casa. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego. Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Luca. Ciao Luca. Adesso l'ospite. Allora, io volevo fare una piccola segnalazione, se possibile. Cioè, sì. Denunciare lo stato che si sta creando in Porto Vecchio, dopo che qualcuno ha avuto la brillante idea di togliere quell'unico presidio che c'era la Guardia di Finanza e le Guardie Giurate. La zona adesso dove sono interessata dai lavori del cantiere è diventata terra di nessuno. Sì, vero. Allora, ogni giorno, ogni notte c'è un continuo viavai di persone, da turisti a pensare anche ai immigrati, eccetera. Tutti i magazzini sono occupati perché girano di notte e di giorno, e soprattutto nella parte dove ultimamente è successa la tragedia di quel ragazzo che è caduto in mare, sì, anche là, giorno e notte, c'è gente che si lancia in acqua, fa il bagno, si lava i vestiti, tutto quanto. Allora, visto che è anche una zona di lavoro, che ci sono anche rimorchiatori che passano, che magari di notte non vedono mai uno che è caduto in mare, per evitare future tragedie si vorrebbe un po' di più controllo, perché abbiamo parlato anche con le forze dell'ordine e mi dicono che hanno le mani legate e non possono fare niente. Sì, tra l'altro proprio in quella zona ci sono stati anche dei danneggiamenti che abbiamo segnalato di auto e di un camper nell'ultimo periodo. Esatto. Grazie per la sua segnalazione. Scocimaro, sentivo che insomma effettivamente anche lei diceva effettivamente assentiva a queste parole. Sì. Dato però non c'è la Guardia di Finanza, ma mi sembra che arriverà nella posta i carabinieri, sì. Quindi voglio dire, ci sarà comunque un pressione importante lì, certamente da fare il più possibile, ma un presidio, e poi far sì insomma che si rispettino le leggi. Anche il bagno non si può fare nelle acque portuali, ricordo a tutti che buttarsi in acqua nell'area portuale è una sanzione molto pesante, quindi questo va ricordato, e non si può, cioè, è vietatissimo, quindi facciamo rispettare le leggi, mettiamo nelle condizioni la polizia con leggi adeguate che possa appunto fare bene il lavoro che sa fare, perché abbiamo
degli ottimi agenti di tutte le forze dell'ordine, però molto spesso, anzi quasi sempre, non possono avere le regole di ingaggio che vorrebbero, per cui sono preparati. Quindi auspico che questo cambiamento ci sia e che le polizie, i carabinieri, le forze dell'ordine possano fare bene quello che sanno fare. Bene, allora questo è un po' il punto della situazione anche sul Porto Vecchio, su cui ovviamente torneremo. Volevo far sentire, siccome ha creato molte polemiche l'intervento del Cardinale Zuppi, no, in Porto Vecchio nel corso della settimana sociale, lo risentiamo, se aggiorniamo la scaletta, eccolo qua. I troppi morti ci ammoniscono a non accettare i semi antichi e nuovi di odio e pregiudizio. Mai. Non vogliamo che i confini siano muri o peggio trincee, ma cerniere e ponti. Lo vogliamo perché questo è il testamento di chi sulle frontiere ha perso la vita. E lo vogliamo anche per quanti oggi, a prezzo di terribili sofferenze, si sono fatti migranti e chiedono di essere considerato quello che sono. Persone. Il Vangelo ci aiuta a capire che siamo fatti gli uni per gli altri. Qualche volta ci impieghiamo un po' a capirlo. Quindi anche gli uni con gli altri. La nostra casa comune richiede un cuore umano e spiritualmente universale. La Chiesa è madre di tutti perché solo guidata dal Vangelo, leggere e qualificare le sue posizioni in un'ottica politica, deformando e immiserendo le sue scelte a convenienze o partigianerie, non fa comprendere la sua visione, che avrà sempre e solo al centro la persona. Questa è la nostra libertà. Sempre e solo al centro la persona, che poi è anche il cuore della democrazia. Allora, queste le parole del Cardinale Zuppi proprio all'inizio delle settimane sociali, nella sua giornata inaugurale. Abbiamo sentito poi le parole di Fedriga, di Giacomelli, sui distinguo che secondo la vostra parte politica va fatto su questo tema. Beh, io da cattolico non vado a messa molto spesso, quindi non sono un esempio da seguire da questo punto di vista, però sono molto attento alle parole appunto della Chiesa e ai suoi precetti, almeno in minima parte cerco di applicarli, ma voglio dire, come diceva un politico tanti anni fa, Giulio Andreotti, il Vangelo dice di porgere l'altra guancia, però quando ti prende un sacco di schiaffoni magari puoi anche reagire, quindi vale per tutte le dottrine, tutti gli insegnamenti della Chiesa. È giusto aprirsi le braccia, accogliere le persone che ne hanno veramente, veramente bisogno, poi distinguiamo appunto da accoglienza a accoglienza. Ha detto giustamente il Presidente della Regione che non possiamo aprire le porte all'illegalità, le leggi vanno rispettate, mi sembra che nella Città del Vaticano le leggi vanno rispettate, non c'è questa apertura indiscriminata a chiunque vuole entrare e quindi non vedo perché nel nostro Paese si voglia certificare l'illegalità, non è possibile. Ripeto, a me piange il cuore vedere certe persone appunto fare questi viaggi della disperazione e singolarmente vuole stringere le braccia a ognuno di loro, ma non possiamo accogliere tutti, non siamo in grado di accogliere tutti, quindi le leggi vanno rispettate e ripeto, io penso che la Chiesa faccia bene a predicare quello che è il verbo di Cristo, ma poi va declinato anche ogni giorno. Io non sono d'accordo su tutto, vedo troppo spesso i vescovi che entrano a gamba tesa nella politica, mentre sarebbe il caso che facessero i pastori e riempissero le chiese, che ai noi sono sempre più vuote, e non è certo la politica di mandare in pensione preti che sono eccezionali. Faccio un esempio, Don Ettore Malnati, che il vescovo ha citato le dimissioni, io sono perfettamente contrario. Don Ettore ha preso una chiesa decrepita, ha fatto un fiore all'occhiello di quello che ha riempito gli oratori, la sua messa è sempre piena di gente. Ecco, questi sono i pastori da seguire. Qualche altro
consiglio, io lo accetto molto volentieri, ma non al 100%. Grazie, grazie all'assessore Scocimaro, ci fermiamo per la pubblicità, Alessio Colautti tra poco con noi. Bentrovati, bentrovati in onda Sveglia Trieste, Alessio Colautti con noi, tra qualche istante saremo pronti, ci stiamo attrezzando per le questioni audio, rimandiamo il servizio di lancio della diretta del Papa di domani, così vediamo quello che accadrà su Tele 4 in diretta da domani mattina alle ore 7, 4 troupe sul campo, Ferdinando Avarino in conduzione, il segnale di Vatican TV per non perdere nemmeno un istante della visita di Papa Francesco a Trieste. Andiamo a rivedere il servizio di lancio della diretta. Una giornata in diretta per seguire la visita di Papa Francesco a Trieste in occasione della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. Sulla nostra emittente si partirà già alle 7 di domenica 7 luglio per raccontare l'arrivo, il percorso, gli incontri, l'abbraccio con la città e la messa in Piazza dell'Unità d'Italia in un capoluogo regionale in festa per il Santo Padre. Quattro truppe in collegamento con lo studio dove il vice direttore del gruppo Media Nord-Est Ferdinando Avarino condurrà la diretta che si avvarrà anche del collegamento via satellite della TV del Vaticano per non perdere nemmeno un istante della visita del Papa nella città della Bora. Domenica mattina Jorge Maria Bergoglio arriverà e ripartirà in elicottero. L'atterraggio è previsto alle 8 in Portovecchio, nelle vicinanze del Convention Center, dove sarà accolto dall'Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dall'Arcivescovo di Catania Luigi Renna, presidente del Comitato Organizzatore, e dal Vescovo di Trieste Enrico Trevisi. Qui il Santo Padre terrà un discorso, al termine incontrerà privatamente tre gruppi di persone, rappresentanti delle diverse comunità religiose della città, una cinquantina tra accademici e studenti dell'Ateneo Triestino e un terzo gruppo composto da persone con disabilità e migranti. Poco dopo le 10, il trasferimento a bordo della Papa Mobile verso Piazza Unità, ancora da stabilire l'itinerario che deve essere scelto in base a criteri di sicurezza, tra le opzioni il transito lungo Viale Miramare o la nuova bretella del Porto Vecchio, quindi la messa sul palco di Piazza Unità e l'Angelus. Esauriti da giorni gli 8.000 posti a sedere. Al termine della celebrazione, verso le 12.30, Papa Francesco si sposterà verso il Molo IV, dove dopo il saluto alle autorità risalirà sull'elicottero per tornare in Vaticano. Per seguire tutta la giornata basta accendere la TV sulla nostra emittente, a tutto il resto pensiamo noi. Molto bene, quindi in attesa della grande giornata di domani ringrazio Alessio Colautti per essere con noi in questo sabato in cui insomma ci sarà la sua musica ma anche un po' il lancio dei suoi spettacoli, dei suoi eventi. Certo, buongiorno a tutti e buon sabato. Buon primo, sabato. Primo sabato di luglio? Sì. Primo, non ci avevo pensato, ma primo sì. Sabato di luglio. Primo sabato di luglio. E Sveglia Trieste non si ferma? No, non si ferma mai Sveglia Trieste. No, certo, poi col Papa sarà una diretta della Madonna domani, quindi sono... Sarà una cosa fantasmagorica. Da fare il titolo. Non era molto elegante, ma ci sta. No, no, ma insomma, dico, però, insomma, siete tutti via domani? Siamo tutti operativi. Avarino dormi qua, quindi insomma... Dormi la Sveglia Trieste, che Medau e quell'altra ieri sera stava per darsele. E ieri sera a Ring c'era un clima incandescente, sì. Leggermente. Sì. Alessio, dove ti vediamo nelle prossime settimane? Allora, prossimo spettacolo a Trieste il 20 di luglio al Castello di San Giusto con Vi racconto la Vedova Allegra, dove interpreterò Niegus, il cancelliere d'ambasciata, con Andrea Binetti, Marzia Postogna, Ilaria Zanetti, Gualtiero Giorgini e l'orchestrina comandata, portata avanti dal maestro Corrado Gulin, Toni Cosina, Paolo Muscovia alle percussioni. E in caso di maltempo la serata si tiene comunque, ma il 24 di luglio al Teatro Verdi. Sempre con Vi racconto la Vedova Allegra. Biglietti già acquistabili al Ticket Point o se no sul circuito Viva Ticket in, online. Tra l'altro penso anche un'emozione particolare lavorare a San Giusto, no? Andare in scena. Sì, a San Giusto. Sì, per dire il vero è una cosa che ho già testato, ho già provato più volte, però è sempre una grande, insomma è un palco che dà grande emozione, poi sei a casa, no? Quindi, poi questa è una Vedova Allegra che abbiamo, l'altra settimana l'abbiamo portata domenica 30 a Udine con l'Orchestra Friuli Venezia Giulia, quindi un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, insomma se morivai a Udine
Io ho dovuto anche imparare una frase: tant fevelà e nie lavorà, che vuol dire tante ciacole e poche frittole. Ah. Insomma, sono poliglotta, Però, complimenti. Modestia a parte. Siamo pronti allo sbarco in Friuli di Alessio Colautti. Sbarco in Friuli, sì. 80 anni dello sbarco in Friuli. Beh, ma devo dire la verità, però poi su tante cose bisogna dire che c'è in realtà già grande apertura, perché un po' come mi dicono gli spettacoli, per esempio, del teatro in dialetto, no, del Festival Aveninchi, in realtà anche in dialetto triestino, istroveneto, poi ridono tutti anche i Friuli. Ma certo, no? Intanto perché bisogna sfatare il mito che a Udine non si parla la marilenga, il furlan, perché comunque era luogo di gentilizi, quindi comunque parlavano una roba simile alla nostra, poi in tutto intorno si parla il friulano, però adesso riescono a capirci, insomma. Certo. Sotto magari con dei gesti, ma insomma, se furlani, non se vuoi dire, ce la fanno. Il prossimo insomma sarà lo sbarco di Cechelin a Udine, insomma. Già fatto, ecco, sì. Vedi? Già fatto, sì, con una sotto l'egida di una rassegna che si chiamava Quei maledetti triestini. Ah. Sì. Insomma, è stata anche là una piccola bandierina messa in avanti. Molto bene. Cosa cantemo? Ah, subito? Beh, insomma, certo. Come dire. Fremo la saga del gallo? La sagra del gallo? No, la saga. Ah, sono da Remengo a sta ora da sentire. No, sono... E la veccia della Paltola aveva un bel galletto che col canta il verzibecco le fa tutte innamorare, che col canta verzibecco, becco, becco, le fa tutte innamorare, e che col canta il verzibecco, becco, becco, le fa tutte innamorare. Amici beviam, le galline tutte matte per la perdita del gallo, le garotto il caponaro per la rabbia che lega, e le garotto rotto il caponaro, naro per la rabbia che lega, e le garotto rotto il caponaro, naro per la rabbia che lega. Amici beviam. Sempre galline? Sì. Oh! La galina con do teste mi l'ago vista svolazza sopra i colli del Trieste, la labarda sventolar, qua se magna, qua se bevi, qua se mimi in abbondanza, pasta asciutta non ne manca, e viva la Triestin, che la va di bene, che la va di mal, sempre allegri, poi passiamo, viva la Epomo. Bellissimo, grande partenza. Ricordiamo come sempre: viva la significa? Viva l'Austria, viva L.A. maiuscola, ecco, L.A. maiuscola, molto bene, non manchiamo mai di precisare, no, certi concetti, specie con, possiamo dire, l'uomo di Graz, insomma. Sì, certo, il Grazman. Graz. Il Grazman. Il Grazman. Andiamo con la telefonata, dai. Pronto? Pronto? Marco? Sì! Sono io, Silvio Cantarì. Buongiorno. Volevo salutare ti e l'amico Colautti. Buongiorno. Amico. Ciao. Un grande ritorno. Silvio, queste canti? E voglio cantare una piccola. E fa una piccola. Che una poi... piccola canzoncina. Vabbè. Sì. Posso? Sì, certo. Va bene. Dai. Moliga sì che soli quel mandriore peloso voleva che lo sposo e invece lo lascia, lo avevo lo vuol lascia, perché gli era un disgraziato,
e mega da una vera che non la era buona, mi chiedo di tomona e monna tercera sul paion. Grande, grandissimo, fantastico, Silvio, fantastico. Che è un po' come tutti i triestini alla sua versione, Monate resterà in questo, certo, caso. E poi in questa strofa in particolare devo dire che c'è una, diciamo, una qualità di triestino che si declina anche nell'altra modalità, cioè il megadà una vera de quelle de coltrina, cioè che buon'ora sarebbe la mattina il megà la sa. Ecco, la vera de coltrina sarebbe uno di quegli anelli per la doccia, certo, no? Che però mi sembrava molto triestinamente elegante, la vera de coltrina, la vera de tenda, ma elegante, no? Come una volta le signorine facili, che andava solo con certo tipo di clientela, veniva chiamata delle ufficiali matrazze, cioè quelle che andava solo per i stramazzi degli ufficiali. Le ufficiali matrazze, molto elegante. Insomma, diciamo che sono poi termini che anche per avvicinare un pubblico più giovane vanno spiegati, perché sennò vera de coltrina, ciao, no, certo, non certo, capissi, no? Certo, guai, giusto? Se no, guai, se, ecco, no. Se non te ga, diciamo, un nonno che te spiega, se casino. No, di fatto vera de coltrina è molto poetico. Se tecnico. Ma sì, perché poi la coltrina è anche quella che si metti sulle tendine normali, tendine, quelle che sei sulle, in, certo, casa, certo, no? Cioè, la tenda in genere, no? La coltrina. Molto bene. La si era vestita con le coltrine, nel senso che la si è vestita con le tende, come Rossella Oara. Ecco, quello non è un complimento. No, non è proprio un complimento, no. Se sono una ufficiale matrazze vestita di coltrina, sarebbe proprio il massimo. Sarebbe il massimo. Tra l'altro, Silvio, l'ultima volta che ero qua, sì, è mega stupido perché mi ha detto: voglio dedicarle un'aria della Vedova Allegra. Ha fatto un... No, ma poi questa voce è quasi bianca, no? Quindi ma sì, quanti anni che Silvio? Sono infiniti. Insomma, però lega, perché dopo torna bianca. Dopo torna bianca. Dopo una data età torna bianca. E ti è in botta. Allora, un attimo, un istante di pubblicità, poi torniamo con Alessio Colautti, beve caffè, fe un gargarismo, perché tra poco se canta, quindi mettevi in moto. Allora, ancora in onda con Alessio Colautti, ci è arrivata una vignetta, oserei dire, mitica del nostro Marco Englaro, che è sulla visita puntuale del Papa... Come... Sì, no, si è scatenato, sempre. Questa è una delle battute migliori di sempre, la vediamo. Dopo il Papa, il ciaperà l'elicottero e il tornerà in Vaticano. Che bel! E viene qua in via dell'Istria. E quindi, insomma, riferimento all'omonimo condominio che è battezzato storico Vaticano. Storico condominio, storia. Beh, insomma, questa è proprio centrata. Te va a vedere il Papa domani? Canto Romeo? No, no, domani. Tra l'altro, ho visto che lo cassi a rido nel cartellone di Trieste Estate. Ma va? Sì, messa del Papa, sì, come se fossi un concerto di beneficenza. Come se fossi un. No, domani no. Domenica lo guarderò per Tele4. Bravo. Certo, lo guardo con Tele4, anche perché sei tutti là, quindi non ho cosa. Sì, beh, siamo tutti là. Poi, insomma, te eviti i problemi del traffico. No, le rive serate. Casa mia non si è mai serata nel soggiorno né altro, è sempre tutto verto, quindi non ho problemi. Posso posteggiare l'auto. Non sei casini. Sì, posso stare tranquillo. Sua colazione su Tele4 e con l'arrivo del Papa, poi Rebecchin con la messa. C'è chi che ha fatto colazione da Tiffany, mi tocca colazione col Papa, te vedi? Te vedi, ogni lunga la sua. Pazienza. Va bene. Salutiamo chi che ne chiama, andiamo avanti? Sì, pronto? Pronto? E Zé o non Zé? No, Zé. Zé Enzo che ne chiama. Non la Zé. Fa tutto Enzo. Vabbè, niente. Dunque, No, visto che te ho nominato Tiffany, te ne ha detto anche le prossime. Val più bicer de dalmato che l'amor mio, che l'amor mio che mi tradisce. Non voglio amar più femmine perché son false, perché son false in tel fare all'amor.
Molto bene. Quindi così proprio, che verità. Seria. Eh no, perché è vera sta canzone. Poi è una canzone che va si cantava in coro. Certo. Anche perché fa le seconde voci, no? E questa mi ricorda molto, anche così scartiamo subito le lente, subito. Sì. Guarda la luna come che la cammina. Guarda la luna come che la cammina. La passa in mo, la passa in mo, la passa i monti e il mare e la marina. Guarda l'amore, cosa mi ha fatto fare. Guarda l'amore, cosa mi ha fatto fare. Iero a dormir, iero a dormir, iero a dormire, mi ha fatto risvegliare. Oh mamma, mamma, mandami a prender l'acqua. Oh mamma, mamma, mandami a prender l'acqua. Che c'è il mio amor, che c'è il mio amor, che c'è il mio amore, che alla fontana aspetta. È mezzanotte, si sente un gran sussurro. Chi sei? E mezzanotte si sente un gran sussurro. Chi va là? E mezzanotte si sente un gran sussurro. Orpo. Ma non posso dire altro. Basta, sì. Ok, finimola così. Ad libitum, ad libitum. Finale aperto, diciamo, finale così, aperto. Come si dice. Sì, tra l'altro nel mondo della musica si usa dire quando su una partitura si fa dei tagli, taglia la partitura, ma quando si metti di nuovo in giro queste arie, taglio aperto. Mm. Quindi un taglio aperto sullo spartito. Se Verdi dei tagli dello spartito. Molto bene. Ma tra l'altro, chi era prima di me l'assessore Scocimara? Ma sì. Un stuarin, mega scaldal. Bollente, se vedi che sei ministro l'assessore all'ambiente, perché ha anche l'energia. All'energia, ma sì, ha un bruciatore al posto di una roba bollente. Ti catteni la sedia calda, insomma. Sì, sì, accidenti, la ieri ancora fa piacere. Sì, accidenti, la ieri ancora calda proprio. No, un bollente, un bolor. Vabbè, adesso abbiamo parlato dello spettacolo in arrivo a San Giusto, poi come prosegue? Poi l'estate? Continua il 22 di luglio con Sanremo sotto l'ombrellone al Giardino Pubblico col collaudato trio Elisa Columbi, il sottoscritto, e Marco Balaben al pianoforte. E poi, data molto importante, lunedì 5 agosto con Povero Nostro Franz. Ah, le Maldobrie. Maldobrie in onore di Carpinteri Faraguna, che quest'anno si ricorda il centenario dalla nascita, e con la Civica Orchestra Fiati di Muggia, dove dirigerò alcune marce, non solo militari, ma marce austriache popolari. Con insieme a Marzia Postonia leggeremo alcune Maldobrie e alcune lettere inedite del popolo al Kaiser. E lui risponde, tra l'altro, siccome lui risponde solitamente in dialetto salisburghese, noi risponderemo in dialetto triestino. Ah, per rendere l'idea dialetto e lingua e dialetto. Non male, anche qui già prenotabile oppure prenotabile al ticket point. Sì, sì, perché è serata a pagamento. Tra l'altro quest'anno hanno aumentato la capienza del Sartorio, hanno detto dove? Il Sartorio. Ok. Il Museo Sartorio, nel parco del Museo Sartorio, quindi là bisogna prendere i biglietti subito, perché sennò poi scampano. Cosa bella, tra l'altro, parco del Museo Sartorio, Giardino Pubblico, quindi location aperte, che tornano, sì, vive, insomma. Molto, molto, molto. Tra l'altro il Museo Sartorio è inserito all'interno di Trieste Estate, mentre il parco del Giardino Pubblico è all'interno del Giardino del Cinema, il Teatro in Giardino insieme al Teatro Miela. Bene, è un po' il proseguo della stagione Notte in Caffè.
Certo, poi insomma il giardino pubblico è sempre una location insomma storica dove da sempre c'è il cinema, c'è il teatro, c'è la certo, musica. Certo, in quel gazebo di ferro battuto dove Lehar diresse nel 1904, ah. 1903-1904, quando era direttore della banda del 97esimo reggimento a Trieste, il famoso reggimento del Demoghela, de Piero Pomiga. Quindi insomma comunque è un posto in cui si è esibito un grande della musica. Certo, insomma. Certo. Oddio, adesso io dovessi metterlo un po' in ordine le aliuole del giardino, andassi un poco ogni tanto zimade, però insomma vabbè, intanto se lo spazio, dopo magari che passi a zimare ogni tanto. Va bene, allora vedo se ci sono... vorrei sapere perché in città non si sentono le canzoni triestine, cantano in napoletano... Nient'altro in contrario, ma siamo a Trieste. Sorella. Che la vengi dove che sono mia? Sì, appunto, insomma, date l'appuntamento. Ma se no io do l'IBAN, poi vado dove c'è da dare, non è un problema. Cioè, pagando tutto se gà, non c'è problemi. Non c'è problema. Poi, se vuoi cantare Triestin anche in... E già ho 30 anni che stavo qua e mi dici che sono ancora italiano. Tanti anni, no? Tanti anni sono qua e mi dici ancora italiano. Sì, Magno Gabuzzi, Magno... Brovatta. Borzina. Borzina e Brovatta. Ecco. E dopo canto viva le Bobon. Bobon, sì. Un bog, mica avevo una bidella che dicevano i fiori, un bog di quelli che si chiamano. Certo, poi riferimento insomma a un mio grande amico pescatore che dice quella che secondo me è il top, cioè non se senti più parlare di Estin. Detta così insomma, è spettacolare, no? Certo, ditta di lui se ne crede. Eh? Stimulli con due L, non parla più di Estin. No, Gio. Gio, sempre quel Gio. Quel Gio tagliato proprio, Gio. Cosa cantiamo? Oh, questa devo cantare. Sì, tanto una roba tempo... allegra, perché sì. Insomma le tristi le abbiamo fatte. Fatta. Tanto tempo che non canto questa, che è una molto, molto usata in famiglia. Rosamunda è il nome italiano di una polca che divenne famosa durante la Seconda Guerra Mondiale del compositore ceco Jaromír Vejvoda nel 1927. Rosamunde in tedesco. L'ho letto su Wikipedia. Pensavo che avessi detto in claro. Non con questa cultura. No, pensavo, non si sa mai. Per me Rosamunda era Rosamunda, invece è una roba seria. Sapevo, sì, che è molto cantata in tutto il centro Europa, è molto famosa in tutto il centro Europa. Rosamunde auf Deutsch. Es ist schon seit Tagen, ich denke Rosamunde, es sono tanti giorni che penso a Rosamunda. Bel nome Rosamunda, tra l'altro. Ma sai qualche dunque se chiama Rosamunda? Perché è il figlio del compositore, penso. È il figlio del compositore. La figlia del compositore. No, perché in effetti è molto... Rosamunde. Bel. Rosamund Pilcher, la grande scrittrice tedesca, Rosamund Pilcher. Giustamente, cioè... Dietro la canzone popolare, come sempre, magari c'è un grande riferimento, no? Certo, come no. Noi abbiamo appena cantato, se non sbaglio, la canzone con il nostro amico da casa, no? No. Mogli che fil che svogli non l'avevamo cantata, sì, no? Sì, che diventa Wien Wien, no? Vienna. No, Wien bleibt Wien, Vienna resta Vienna. Ecco, cioè vai sul Grinzing a Vienna dove...
si mangia, si beve, si canta, no? Nell'altura sopra Vienna, ti trovi a cantare, senti quest'aria, no? Viennese, e invece noi certo. Li abbiamo ribattezzati. Subito il centon, sora. Subito il centon. Vabbè, subito anche pubblicità, poi torniamo. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste, Alessio Colautti con noi, tante mail, Maribel dice mi fa tanto piacere rivedervi e riscaltare Alessio di nuovo, siccome lavoro tra poco mi tocca salutarvi, posso sapere quando sarà di nuovo trasmissione di voi? Pena che Alessio Poli, insomma, certo. noi siamo pronti, chissà se il maestro Colautti conosce questa che di cui mi ricordo poche parole, vado al Veglion stasera, cosa che se de mal, son giovane e bella e siamo in carneval, torniamo a febbraio. Vado al Veglion stasera. E cosa che se de mal, vole che a 15 anni stia là come un coccal. Vado al veglion stasera, e cosa che se de mal, vole che a 15 anni stia là come un coccal. E in maschera se ridi se li fa bazzilar, e già che noi te vedi lì fol bar, già che noi te vedi te lì fol, e già, orca miseria. Non ricordo, scusami. E visto che noi te vedi la cena te che la pol scroccar, ah. E già che noi te vedi te che la pol scroccar, vado al veglion stasera, non stemi a tormentar. Ale, che mi dispiace, non sei roba mia, non sei roba. Ai grandi carnevali del passato, i veglioni, poi insomma il carnevale a Trieste aveva come epicentro anche Servola, no? Il grande che era... carnevale di Servola, che dopo quel fatto de sangue non si era più rialzato, peccato. Il corso delle serve. Peccato, perché gli era forse è il carnevale di Trieste. È il carnevale di Trieste, vero, gli era Servola. Servola, poi quelli a Muggia sono un'altra roba. No, però quella è un'altra fantastica roba. Però certo, il carnevale di Trieste gli era Servola, no? Servola. E magari davanti a un bicere un sardon appanato nella mitica osteria dei Gigi che salutiamo. Certo, ecco. Se potessi farne dei sponsor le prossime mattine, ma non economicamente, portando viveri, insomma. Ma penso che non sia problema. No, penso che se diciamo due volte ne arriva. Ne arriva, sicuro. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Non la sei più, vabbè. Gente che va in svenimento. Gente, sì, vabbè, insomma, l'emozione di vedere Colautti con certo, la fisarmonica. Certo. Insomma, prima di domani il Papa, oggi sei Colautti. Eh beh, certo. Tutti i grandi musicisti che ho una pripista nei concerti e mi tocca fare gli ascolti per lui, preparare il terreno per domani. Te che scaldi il palco, insomma. Sì, il palco. Ecco. Scocimarro me la scalda la carega, vedi? Ogni d'un ha il compito di scaldare qualcosa a qualcun altro. So, manca solo che cantemi in argentino, per il resto siamo a posto. Eh beh, insomma. Adesso guarda. A mezzanotte va la ronda del piacere e nell'oscurità ognuno vuol godere. Son baci di passione, l'amor non sa tacere e questa la canzone di mille capi nere. Che tra l'altro Papa Bergoglio, lo sappiamo bene, insomma in gioventù ballava il tango. Eh certo. Insomma, grande anche appassionato. Anche perché pochi ricorda, ma il tango nasce ballato da due uomini. Prima si ballava da due, infatti c'è un famoso duo che gira in tournée per il mondo di due fradei che balla il tango. Certo, come direbbe anche il Papa, tango e football sono obbligatori per gli argentini, football certo, e calcio certo, ovviamente. Certo, no? Sono, mai sono due, due tratti distintivi intoccabili. Come il mate. Come il mate, che però è più da provincia. Sì, esatto, è non più è tanto da Buenos non Aires, tanto da Buenos Aires ma certo. Più da Pampa, diciamo sì. Così. Bene, insomma, abbiamo fatto anche questa incursione nel mondo portegno, io domani proverò insomma, a stupirlo tenta. Magari in argentino col passa, certo. C'è però una sciaffa da una guardia del corpo e vi andare. Sì, insomma. Beh, ma insomma, è una sciaffa santa, però, una sciaffa benedetta, te puoi già parlare. Se come coi fiori faceva Pissin che si diceva se è acqua santa. Sì. Ecco, così una sciaffa da una guardia del corpo del Papa ti dà una benedizione. Fantastico, la sciaffa santa. Pronto? Marco! Ciao! Alessio. Buongiorno! Ciao! Ascolta! Chi io te son? Sono Dario, un tifoso della Triestina. Ah, Dario! Grande Dario! Grande Dario! Staremo bene! Marco, comunque,
volevo salutare il tuo ospite e domandargli una canzone sua, quella che vuoi. E forza Triestina. Forza Unione, grandissimo sempre. Dario. Marco, dammi qualche novità della Triestina, dai. Ma le novità della Triestina, cercano questo portiere su piste straniere e poi c'è questo attaccante, no? Abbiamo letto anche prima, che ha fatto abbastanza bene in Serie B nelle ultime stagioni. Trattasi di, aspetta un attimo che non mi ricordo perché... è un nome un po' più particolare, Andrija Novaković del Venezia, che potrebbe essere l'uomo buono per l'attacco, visto che sul nuovo prestito di Redan pare non si riesca ad andare in pronta. Andrija Novaković potrebbe essere la prima punta, vedremo cosa succede e poi lunedì c'è il ritiro, il 14 si varrà a Vascletto. Ciao carissimo! Da qualche notizia anche per Tele4 quando che te fa il Tele2 TG. Assolutamente, faremo il possibile. Grazie, un abbraccio. E staremo che ci arrivo domani a Roma. Grazie, ciao. Grazie. Buona grazie. Giornata. In realtà c'è il fratello che gioca anche, il fratello di Donnarumma, che abbiamo anche affrontato. Prego. Ah, sì? Donnarumma, dove gioca? Non mi ricordo più, ma... gioca in Serie C. Gamo gioca contro... se non sbaglio, gioca nel Pisa. Adesso sbaglierò sicuramente, ma... Vabbè. Cosa potessimo fare? Cosa potessimo fare? Se le bavino vuoi che cantemo, noi cantemo, noi cantemo. Se le bavino vuoi che cantemo, noi cantemo per farle arrabbiare. Cantemo, cantemo, e noi cantemo, e noi cantemo. Cantemo, cantemo, e noi cantemo per farle arrabbiare. No, ho già fatto le galline. Le galline che ha fatto, sì. Da Trieste fino a Zarago impegna la mia chitarra. Amor, 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 amor. Da Trieste fino a Zarago impegna la mia chitarra. Amor, 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 che a Trieste sia un bel fior. Ero in campagna. Da Trieste fin Duino go impegna il mio mandolino. Amor, 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 amor. Da Trieste fin Duino go impegna il mio mandolino. Amor, 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 che a Trieste sei un bel fior. Ero in campagna. Viva l'amor sul paio. Ale, benissimo, bella questa. Per il tifoso, insomma, della Triestina. Per il tifoso della Triestina, un ieri in campagna, che anzi un Trieste fino a Zara, che insomma torna, no, sempre. Reduce, cioè, questo se, non reduce, questo è sintomo di come all'epoca per fare un viaggio da Trieste fino a Zara bisognava impegnarsi la chitarra, cioè era roba... Tra l'altro, notizia di ieri... Il fratello di Donnarumma gioca nel Padova, ovviamente che ho sbagliato, grazie Roberto. Nel Padova, ah... Sì. Tra l'altro, ieri, una notizia di ieri o l'altro ieri, i trova nelle scovazze un violino senza corda, sì, mezzo malandà. È un violino del 700 molto prezioso che costa, vale intorno tra i 60 e i 70 mila euro. Beato chi lo vende Roma. Noi sapeva. No, immagino di no. Certo che buttar via un strumento è comunque un atto triste, un po'... triste, triste. No? Mi di fatto ingrumo fisarmoniche di tutti, come chi che gal ricovero a casa dei riccichi, dei coccaichi, dei gatti, mi tegno fisarmoniche. Mi due bestie tegno a casa, mia moglie e le fisarmoniche. Povero, dai. No, no, insomma, no. No, è vero, non le fisarmoniche, tegno solo mia moglie. Te ha ragione, certo. No, lo dico perché non la puoi sentire a sta ora, la presa dei saldi, soldi dei saldi. Giustamente, perché stasera c'è la notte dei saldi, ma...
Zecchi che già prima svisi. È da ora del pranzo, tra l'altro non so se va stanotte la notte dei saldi, va avanti a lungo per questioni di sicurezze. C'è la serata dei saldi, però non ci sono le chiusure, no? Quindi, perché altrimenti sarebbe stata una chiusura continua. Certo, anche perché a mezzanotte chiudono già tutto, no? Sì, quindi insomma sarà un po' più curta. Bisogna cominciare a spendere prima. Certo, dalla mattina. Tra l'altro, Mime Piasi, sai anche che fai i collegamenti a ora del pranzo? Sì. Con la sala operativa, come no? Sì, non c'è un che sia vigile normale, tutti capo di vascello, tenente, no, colonnello, quelli, generale in prima. Sono quelli che parlano, sono i generale, graduati, diciamo. Sì, gran cavaliere di Gran Croce, cavaliere, certo, di ordine. Tra cui l'ineguagliabile Roberto barra Fufo De Grassi. Ah, De Grassi. Che è un mito. Ma no, poi mi piace anche perché gli dovessi un po' affinare la loro dizione, vi segnaliamo versamento in zona rive, serreremo le rive alle 12, alle 13 riverziamo, molto... Beh, però quella è la parte simpatica. No, no, ma mi li ascolto per quel, tanto mi no guido, quindi non mi interessa niente che sia verto sera, però vi diciamo di non venire per quelle strade... Fantastico, sì. C'è stato, oh, è il bel secco di gas soddisfazione di dire c'è stato un incidente senza coinvolgimento di uomo alcuno, cose tutti sani, non c'è ferito, godi proprio di questo. Ma poi non sei un vigile normale, sei tutti i comandanti. Sì, quelli che graduati sono quelli che parlano. Sì, ci immagini gli altri, dico, beh, no, siamo a cavallo. No, dico, se questi... No, che poi, adesso scherzi a parte, gli fa un lavoron, meno volessi essere vigile, qua devi essere dura. Beh, ultimamente poi Trieste e Roma 2, no? Visti tanti appuntamenti. Sono altro per i busi, per terra, no? I ga cosa fare? No, tosta, perché star che drio, noi triestini che siamo matti, guidando. Ma poi anche non se triestini, insomma, gli dà il suo da far, poveri. Sì, veramente, sì, ga, sì, insomma, sì. Vabbè, per quel dia della pistola, no? Che così arriva, non ha la pistola ancora. La pistola serve progressivamente per riuscire a fare i turni di notte. È, no? Che non per, altra per roba che non la polizia locale, perché ricordiamo, anche la polizia ha pochi uomini, ha pochi volanti e si trova a dover coprire, rilevare anche tutto, eventuali incidenti, certo, la notte, oltre, certo, che la sicurezza. Che la notte sa chi che te si quello trovi. Sgraverebbe la, certo, polizia. Certo, sì, poveri, adesso mi scherzo, però veramente non devi essere un lavoro... Sul lavoro di Chebe. Lavoro di Chebe, sì, per Palazzo Chebe, ovviamente. Non vada ad essere semplice, comunque sono anche sempre in sotto organico, poveri. Certo. Sempre... Quante fisarmoniche te ha? Quattro. 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 Sperando di trovare anche Minsco Vazze, una degli anni... Sì, sì, adotto una fisarmonica. Adotto una fisarmonica, ma farò una maglietta. adotto una fisarmonica. Tegno a casa, la metto a posto e dopo la tegno, dopo la torno. Sì, sì. Anche perché insomma anche lo strumento ha un'anima e ha un suono diverso. Una storia, insomma, sì. Questa è una Scandalli, sì, vero? Sì. Una Scandalli degli anni 60, bella, piena, in legno massiccio. Adesso le fa tutto in compensato, per esempio, no? Mm. E da qua arriva anche un suono diverso, no? Un suono più particolare, più pieno. Certo, dopo c'era quell'altra in legno proprio visibile, sì, legno che usavi altre volte. In ciliegio, ciliegio. Quella Novak meravigliosa. La mula de Parenzo che ha messo su bottega de tutto la vendeva. La tegno de riserva per quando spunta l'erba, per quando spunta l'erba, la mia amorosa veccia. Fossi de Toccio e i monti de Polenta, oi mamma che tocciade, oi mamma che tocciade, sei mari fossi de Toccio e i monti de Polenta, oi mamma che tocciade, Polenta e Baccalà, perché non
che boia. Adesso me la dico anche che boia de polenta e baccalà. Il toccio, pur seppe con la polenta soffigata in rosso. Che bon. Tanta roba. Adesso mi venissi voglia delle canocce quasi. Canocce. Non se stagion, però insomma. Le canocce. Quelle che te tagli un fuoco i labbri ciucciando. Tanta roba le canocce. Anche perché diciamo che fa molto più scena lo scampo, certo. Ma in realtà il gusto della canoccia è ineguagliabile, top. Ineguagliabile. Anche se adesso siamo in stagione, una fritta di sardoni, radicetto con fil di cipolla, due fasoi. Sì. La morte no, sua, eh? Certo, se no, classico estivo, lo sgombro, la griglia. Certo, no, che non va mai male. Delle nostre acque, no? Senza andare a prendere pesce allevato o costoso, no, certo. Costa poco. Se butta in griglia, certo, se fa solo, se è bon. Se gira anche solo lui, se gira anche ancora solo. Vivo. Oppure altra cosa tipica del nostro golfo, i moletti impanati fritti, che no? Bon. Come che sta? Come se la situazione mucillagini? La situazione mucillagini va e viene sostanzialmente. Vai, secondo no? Il tempo, no? Va e viene perché viene portata via dalla, dal vento, dalla bora, poi rientrano col maestrale, o maestro, come diria maestro. Il capitano Brazanovic, visto maestro. Che citiamo certo, le Maldobrie. Ad ogni piè sospinto, che fame ragazzi. Adesso viene fame, adesso viene fame, se ora. Sì, perché giustamente come qui che lavorava in porto inizia certo. Presto, non ma... È il primo, come che svegliato. Lavorava in porto, il primo calice era alle 9. Esatto, mi sono svegliato a 5 e mezza, quindi se ora darebbe certo. King. Sì, ora no? Proprio adesso sarei due sardoni come che Dio comanda. Come che sta, un bicchiere di malvasia. Fresco. Fresco, gelato. Sul che bon. Anche al banco, sì. Sì, in pie. Veloce come che sta. In pie, sì, con tocchettin de pan e via. Sì, dopo sei sardoni la becca fico, no? Che se un sull'altro con che in mezzo bon. L'anima, no? Che bon. Tocco del pevero a seconda del gusto della cipolla, casa. Cipolla, peveron, insomma. Cioè, no, boppi, bon. No? Impanati. Vabbè. Boh, qua se avremo la sandar alle. Ma se è anche giusto che sia così, ore, insomma, no? Ore. Oppure anche una triglietta delle nostre, no? O barbon, come barbon. Si dice. Da cui il detto, la testa del barbon non la mangia il gatto, ma la mangia il paron. Ah, certo. Perché se buona anche la testa. Se buona anche la testa? Impanata fritta. Che bon, mamma mia, ecco. Che fame adesso, veramente. Vabbè. Boh, cosa l'ultima? Siamo già vicini anche all'ultima. Menole, ma sì, indifferente. Cioè, impanate, non fatto filetto, meno le spari. Tutto ma anche il filetto del guatto è buonissimo. Il filetto del guatto è superiore. Soprattutto guatto giallo che non esiste più. Non si trova, non esiste più. No, ma non si pesca. Ah no? No, solo coradelle in golfo. Oramai, sembriamo veramente oramai, al banco. Sì, siamo come Sior Bortolo e Sior Bortolo e Barbanane. Siamo quasi morti. Orade, orade, ociade, ociade, allo siore che il sol magna le ore, orade, orade, ociade. Sì. Dopo mi dico che dici sta roba solo per insempiare la gente, sì, no? Certo. Che se chiudi ben bon, indifferente, mi penso che dici sta roba per insempiare la gente, eh? No, diciamo che i tanti anni di pesca a strascico hanno fatto sì che il pesce di fondale, in particolare gli ozzi o guatti o go come che dici i veneti, ce ne siano sempre di meno, sempre insomma, di meno, no? Quindi il pesce di mezz'acqua che viaggia, no, se la cava, certo. Chi invece sta sul fondo sta sul frega. Fondo se andà. Zendà, sì. Zendà. Però abbiamo il granchio azzurro. Però abbiamo il granchio azzurro che l'unico modo per sterminarlo, che sarà difficile, è pescarlo e mangiarlo il più possibile, che pare magnarlo. Che non sia neanche mai. Ma certi uomini si contenti perché pensa che sia celeste come una celebre pillola e quindi spera che abbia effetti afrodisiaci, magari non si e sa. Il granchio Viagra. E il granchio Viagra non si sa mai, perché poi ha sempre le chele alzate, quindi magari non si sa mai che lo aiuta. Questa non viene ancora bene. Ma sai che ha sempre queste chele così che non si sa mai, magari sì, aiuta. Sì, sì. Provar non nuoce, no? No, no, ma nel dubbio, insomma. Se... Mi magno intanto, dopo non si sa mai. Dopo chi vivrà, vedrà. Invece le orade, che una volta è una rarità, pesca sì. Dappertutto, perché con le fuoriuscite degli allevamenti e il fatto che mangiano soprattutto le cozze, che sono sì. Tra le medie, è ormai una specie molto, molto più comune, no? Certo. Che però chiaramente va a soppiantare certo. Le nicchie ecologiche a cui ne sta la modalità Piero Angela. Piero Angela, no? Nos, il piacere della conoscenza. Nos, ma ci sono anche Licia Colò con Eden. Anche Licia Colò, mi metto la parrucca sì. Bionda. È un po' così. Sì, mi manca un po' di décolleté, ma per il resto. Ma neanche la capiusa oramai, non sei più niente neanche là. Non sei più niente neanche là. Si andà tutto, sa. Ga più Piero Angela. Però Nicola Pietrangeli si è ancora innamorata. Sì, ecco, sempre, denti no? Lori. È il granco glute, vedi? Del resto anche lui come pele de daino, diciamo, ormai. Difatti, no? Zendà anche lui. Zendà anche lui. Difatti. Vabbè, siamo 4 minuti che stiamo vaneggiando, manca solo un minuto, cantiamo che se meglio. Una fresca barca.
visela incomincia già soffia, se ponente sulla vela che se un gusto a bordisar. Te saluto donna mia, vado in barca paiola, se stanotte stago via non te devi disperar. Trieste dormi, il mar se muove appena, le stelle brilla e le me fa sognar, e se stanotte c'è una sirena, c'apo una sirena, mi te la voglio domani regalare. Grazie ad Alessio, complimenti come sempre. Alla prossima. Vedere, alla prossima. Grazie Alessio, è tutto per questa puntata di Sveglia Trieste.